Se prendiamo posto, cominciamo. Beh, l'applauso inizia, è anche positivo prima ancora di parlare. Aspettiamo un attimo anche per le altre sedi collegate in diretta video, a cui chiedo, che saluto e a cui chiedo di prendere posto. Allora, benvenuti, buongiorno a tutti. Il convegno di oggi ha come titolo Liberi di educare, nel 40° di pubblicazione Il rischio educativo di Luigi Giussani nella scuola di oggi. Liberi di educare, il termine nasce dalla considerazione che l'educazione è un incontro, che vorrei dire drammatico, di due libertà e verso due libertà. L'espressione liberi di educare prende spunto dalla seguente affermazione di Luigi Giussani. Io mi ricordo che i primi anni in cui facevo religione, spesso negli alterchi e nella dialettica in classe dicevo: per favore, mandateci in giro, noi clero, nudi per le strade. Toglieteci tutto, ma non toglieteci la possibilità di educare. E con mia amarezza, continua Giussani, ho dovuto constatare negli anni seguenti, perché queste cose le dicevo 30 anni fa, che abbiamo cercato tutto, ma sacrificato la libertà educativa. Seconda parte del titolo. Nel 40° di pubblicazione, Il rischio educativo di Luigi Giussani. Con il titolo suggestivo originale di Il rischio educativo, 40 anni e qualche mese fa, nel 40° siamo, Giussani dava alle stampe un libro sull'educazione, sulle sue finalità e sulle sue dinamiche, che come tali coinvolgono ogni persona e avvicinano giovani e adulti in un cammino e in un'avventura condivisi. A quel primo libretto di Yakabook, che è questo, le cui origini risalgono ad alcuni articoli dei primi anni 60, lo dice Giussani, dei primi anni 60 del Novecento, sono seguiti una edizione 6 nel 1995 e nel 2005 l'edizione Rizzoli, oggi di riferimento, oltre che molte traduzioni, spagnolo, in inglese, in francese, in tedesco, in rumeno, in arabo. Terza parte del titolo, nella scuola di oggi. Quel libro di Giussani è stato letto da molti insegnanti e educatori. Desiderosi di riflettere sui temi educativi e formativi fondamentali, per sviluppare anzitutto le qualità della propria professione nella riflessione e poi un confronto e una relazione costante con i giudizi e con i contenuti e la visione presenti nel rischio educativo. Addirittura, in riferimento alla concezione che Luigi Giussani svolge nel rischio educativo, sono nate e nascono diverse scuole statali e paritarie, in Italia e in alcune parti del mondo. Per questi insegnanti e queste scuole, l'occasione del 40° anniversario di pubblicazione può significare rileggere Il rischio educativo, fare un lavoro per comprendere a fondo le affermazioni, mettere a confronto quei giudizi con le particolarità e le nuove emergenze del contesto scolastico, culturale e sociale. Ne va dimenticato quanto questi principi, questo lavoro, chiedo scusa,
non sia solo sui grandi principi, ma cerchi di entrare sino ai particolari del lavoro scolastico, verificando l'utilità e la convenienza, se c'è, delle parole, dell'esperienza del rischio educativo anche per l'impostazione e la conduzione della scuola, dell'ora di lezione, della formazione dei giovani, entrando nelle discipline o nella disciplina. Questo impegno è spesso compiuto insieme, sia nelle scuole che nelle reti di scuole e docenti, molte volte grazie ad alcune associazioni, come quelle che cito, che hanno preparato e proposto insieme questo convegno, la CDO Opere Educative, DS, DISAL, l'Associazione Culturale e il Rischio Educativo, insieme al Centro di Aiuto allo Studio Portofranco, che si è associato in questa iniziativa. Chi c'è qui oggi? Mi pare importante segnalare a tutti, innanzitutto ai relatori, che formalmente, poi informalmente non lo so, ma formalmente al convegno sono iscritte 3.340 persone, di cui 1.552 sono qui presenti in presenza in quest'aula o in varie aule dell'Università Cattolica di Milano, che ringraziamo davvero per l'ospitalità. E aggiungo, il convegno è trasmesso in diretta video in 68 sedi, in diverse province di tutte le 20 regioni italiane, oltre che in Spagna, in Svizzera, in Belgio, in Lussemburgo, in Olanda, in Francia, in Portogallo, in quel ponte tra l'Asia e l'Europa che è il Kazakhstan, che saluto calorosamente. 8 scuole ad oggi di altre parti del mondo hanno chiesto la possibilità di vedere il video dell'incontro in differita una volta tradotto. Quindi l'impegno è notevole. Sul tema di oggi si confrontano 3 qualificatissimi relatori che ringraziamo in modo non formale di aver accettato il nostro invito. Grazie. Luigina Mortari insegna all'Università di Verona, di cui dirige il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia e il Centro per la Ricerca Educativa e Didattica, e svolge il proprio insegnamento nel settore disciplinare della pedagogia generale e sociale. Ha pubblicato molti articoli di argomento pedagogico e diversi libri, tra i quali ricordiamo Apprendere dall'esperienza, il pensare riflessivo nella formazione, A scuola di libertà, Filosofia della cura, che forse, non lo so, il suo best seller, immagino, perché vedo che nel 2015, La sapienza del cuore, pensare le emozioni, sentire i pensieri, nel 2017. La professoressa ha partecipato alla convention di DS nel novembre 2017 con un intervento sul tema Il tempo della persona, da una storia il cambiamento. Il professor Eraldo Affinati è uno scrittore e un insegnante. Insieme alla moglie, Anna Luce Lenzi, due insegnanti abbastanza irrequieti, la definizione è sua, quindi io mi permetto di riprenderlo, ha fondato la Penny Wharton, una scuola gratuita di italiano per immigrati, di cui poi magari accennerà. Fra i suoi libri ricordiamo Soldati del che sono innumerevoli, del 1956, La città dei ragazzi, di cui poi magari accennerà lei,
Peregrin d'amore sotto il cielo degli scrittori d'Italia, un libro notevole che consiglio per chi vuole fare un viaggio geografico, storico e letterario in giro per l'Europa addirittura, sugli scrittori. Elogio del ripetente, libro che consigliamo a tutti anche per il titolo. E l'ultimo, uscito scorso anno, L'uomo del futuro sulle strade di Don Lorenzo Milani, a cui poi eventualmente accenneremo. Ha partecipato al meeting di Rimini nell'agosto 2017 con un intervento sul tema Nuovi italiani, nuovi europei, e ha curato l'introduzione al libro che accompagna la mostra Nuove generazioni. Successore di Don Giussani nella responsabilità di Comunione e Liberazione, Julián Carrón insegna teologia presso questa Università del Sacro Cuore di Milano e svolge stabilmente un'attività educativa in dialogo e in viaggio con giovani di varie nazioni e meno giovani. Dopo i primi anni di sacerdozio in Spagna, caratterizzati dagli studi e dall'insegnamento, in particolare nell'ambito delle Sacre Scritture, dal 2005, per la sua responsabilità, ha riflettuto e svolto, anche in articoli e interventi, sull'esperienza della relazione tra la fede e la storia di ora. Negli ultimi anni ha pubblicato i libri La bellezza disarmata e il libro Intervista Dov'è Dio? La fede cristiana al tempo della grande incertezza, con PM nel 2017. Mi piace ricordare anche per Don Carrón che nell'ottobre 2015 è intervenuto al convegno Insegnare oggi nuovi contesti e nuove sfide, promosso dalle stesse associazioni di insegnanti qui rappresentate. E vorrei aggiungere, proprio come metodo che normalmente queste associazioni hanno, abbiamo, e, da quella relazione non è stata solo vista per un giorno e lasciata lì, ma è nato un lavoro davvero intenso, proficuo e continuativo, come senz'altro avverrà anche oggi. Abbiamo valutato insieme ai relatori di sviluppare il tema attraverso alcune domande. Io partirei dalla professoressa Mottari, se è d'accordo, e partirei da questa domanda che vorrei dire molto molto anche giussaniana come impostazione, anche nel rischio educativo trovate pagine su questo, cioè come vede i giovani di oggi, cioè qual è la sua valutazione di quello che trova, incontra, sviluppa anche attraverso e l'insegnamento e tutto il lavoro che svolge. E come vede i giovani di oggi e rispetto a loro, come gli educatori possono favorire lo sviluppo della loro persona. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Prendere la parola qua è una grande responsabilità, in un momento soprattutto in cui tanti parlano, no? E le parole, come dice Austin, fanno i mondi, costruiscono i mondi, quindi bisogna avere molta cautela, soprattutto sui temi molto difficili come sono i temi dell'educazione. Una premessa prima di cercare di rispondere a questa domanda impegnativa, una cosa che si verifica studiando i vari autori, i filosofi che studio io, quando un filosofo arriva alla maturità si occupa di educazione, in genere. Vuol dire che l'educazione ha un posto importante.
con la differenza che nelle culture, nelle società contemporanee viene un po' messa da parte. E viene messa da parte perché siamo in un tempo bancario. Un tempo bancario perché prima di tutto valgono i valori del mercato, del calcolare, del mercanteggiare, appunto. E l'educazione, non l'istruzione, è qualcosa di diverso che non rientra dentro questo paradigma. Perché con l'istruzione tu lavori sulle competenze acquisibili, misurabili, anche coi test INVALSI, e invece quando parli di educazione e hai di fronte la persona, entri in una dimensione, per recuperare una parola di Don Giussani, del mistero. E l'educazione ha a che fare col mistero. Mentre se tu la leggi dentro il paradigma corrente, depotenzi tutta la sua possibilità. Come sono i giovani, che cosa possono fare gli educatori per questi giovani? Rispondere alla domanda cosa sono i giovani è difficile, perché la fenomenologia dei giovani è estremamente differente. Quando io insegno agli educatori è un mondo. Quando entro nelle classi della formazione primaria dove si formano maestri mi sembra di trovare un'altra gioventù. Quando lavoro, insegno alla scuola di medicina, insegno agli infermieri, è un altro mondo, hanno altre aspettative, altri desideri. Quando vado nelle classi, quando lavoro con gli insegnanti, c'è un'altra problematicità. Non perché siano mondi estremamente differenti, ma ci sono come sporgenti diverse. Però l'esigenza è la stessa dal punto di vista educativo. Cosa fare per questi giovani? È tentare di uscire, la prima cosa, cui invito sempre i miei studenti, uscire dall'idea che educare significhi solo preparare ad acquisire dei linguaggi disciplinari da spendere nel mondo per affermare se stessi. Questa è la logica imperante. E cercare di recuperare il senso profondo dell'educazione, che è la cultura da cui noi veniamo. E allora leggo, anche se è un discorso che non è di moda, leggo in genere qualche passo dell'Apologia di Socrate, dove Socrate richiama al fatto che i giovani allora, e vediamo come valgono rispetto ad oggi le sue parole, come possono valere, lui dice di fronte ai giudici: quello che mi preoccupa di più è il fatto che i giovani si occupano delle ricchezze, degli onori e della gloria. È un caso, vanno sempre per tre, si ragiona per tre o per sette, sono i numeri chiave. E invece bisognerebbe occuparsi di tre cose diverse, che sono la phronesis, che è la saggezza, e quindi non è la sapienza, la knowledge. È un'altra cosa, non è un caso che in inglese non c'è l'esatta traducibilità di questa parola. E poi dell'arete, che è la virtù. E poi dell'aletheia, che è la verità. E l'aletheia in greco ce l'ha privativo di fronte, che vuol dire disvelare, portare all'evidenza quello che tende ad essere nascosto. La verità è qualcosa di nascosto, ma non qualcosa che si nasconde, qualcosa che è nascosto perché noi ci riempiamo di cose che non ci consentono di accedere alla verità. Ecco, questo è il richiamo fondamentale della pedagogia da cui nasce la nostra cultura. Avere di fronte questo obiettivo vuol dire non avere di fronte il problema della programmazione, delle strategie a breve termine, ma avere un orizzonte alto, grande. Quando lui dice che non ha valore una vita non esaminata, intende una vita non presa in esame per cercare il senso del vivere, dell'esistere. Ci sono tante domande, ma ci sono domande fondamentali: dove sta il senso dell'esistenza? Una vita esaminata è una vita che cerca, che sta in cerca di qualche cosa, che non si ferma mai. E questo è quello che secondo me bisogna richiamare. E quando ci sono dei passaggi molto belli da riprendere, secondo me, che poi trovano nel libro Il rischio educativo dei richiami, no? Come se fossero un dialogo, anche se non dichiarato, evidente. Nelle prime pagine Don Giussani parla della libertà della critica
è l'educazione critica, l'educazione al pensare, no? E dice: la critica consiste nel rendersi ragione delle cose. Abbiamo avuto troppa paura di questa critica. La parola critica ha tanti significati, ma Don Giussani lo dice chiaramente. Cioè, la parola critica è quella che ci consente non di distruggere, ma di decostruire tutti quegli artefatti di cui ci riempiamo nella vita che ci impediscono di accedere alla verità. Questa è la critica vera, che poi anche la critica socratica era questa cosa qua. E ci sono passaggi che richiamano, almeno per quella filosofia che studio io, che riempie le mie giornate e mi fa trovare senso, dei passaggi continui col Vangelo, dove nel Vangelo si parla di povertà di spirito e di purezza di cuore. È un paradigma dell'educazione, che poi si ritrova appunto nella filosofia antica. La povertà di spirito è questo: liberarsi di tutto quel sovrappiù che non serve, che serve solo per andare al mercato e vendere le nostre competenze, che possiamo usare tutti i giorni, ma che non ci rendono umani nel senso profondo del termine, e cercare la povertà di spirito nel senso di una mente libera dagli orpelli, così che si renda disponibile a stare in presenza del mistero e accoglierlo. Perché solo il contatto col mistero, lo richiama tantissimo Don Giussani nel libro, no? È il contatto col mistero, lo stare lì, che ci dà la misura misurante della povertà dei nostri saperi e che quindi ci rimette sulla strada giusta. E la povertà di spirito è anche purezza di cuore, cioè stanno insieme, no? Che la purezza di cuore che cos'è? La si può intendere in tanti modi, io la interpreto a partire dalle mie letture, che è lo stare sempre alla ricerca di quello che è essenziale. Sono quell'espressione che si trova nel Fedro di Platone, quando Platone dice: l'anima, quando cerca le cose essenziali e mette le ali, deve cercare ta onta erotiche, le cose degne d'amore. E le cose degne d'amore sono la giustizia, la temperanza, la virtù, la verità. È solo così, facendo prendere le ali all'anima, che si va là dove le cose sono essenziali. I giovani hanno bisogno di questo oggi. Tutto il resto lo trovano nei mezzi di comunicazione di massa, lo trovano nelle realtà dove si incontrano, ma il richiamo a coltivare l'anima non lo trovano. E gli educatori hanno questo compito, che è un compito difficile, perché significa uscire dal paradigma che ci viene imposto anche quando facciamo formazione. Perché è un altro il paradigma che sta dominando. Quindi è il coraggio che si chiede agli educatori, recuperare il senso profondo della nostra cultura. Le ultime parole del rischio educativo sono: tutto il dramma della libertà è in questa povertà di spirito, ed è dramma tanto profondo da accadere quasi furtivo. E se Don Carron permette, chiederei a Eraldo Affinati, al collega Eraldo Affinati, la stessa domanda, cioè come vede i giovani di oggi e come gli educatori possono favorire lo sviluppo della loro persona. Grazie. Sì, grazie a voi, buongiorno. Effettivamente mi ritrovo molto in questa relazione introduttiva di Luigina Mortari, perché citando peraltro l'Apologia di Socrate mi è venuto in mente che era la lettura che Don Lorenzo Milani, ai bambini di Barbiana. Lui leggeva proprio l'Apologia di Socrate, e quindi diciamo quello è l'obiettivo. Ecco, l'obiettivo fondamentale che noi dovremmo fare appunto dovremmo realizzare proprio esattamente questo. Dunque i giovani, ci sono tanti giovani effettivamente, sono tante le gioventù. E quindi non si può fare, a mio avviso, un discorso di categoria dei giovani, bisogna vedere di chi stiamo parlando. Allora adesso, per entrare diciamo, una questione concreta, vi dico le mie esperienze concrete. Diciamo, io da insegnante sono a contatto con tre
tipi di giovani. Quindi i discorsi che faccio sono appunto proprio su di loro. Cioè il mio primo riferimento, essendo stato insegnante per circa 30 anni negli istituti professionali di Stato, insegnavo italiano e storia, erano i ragazzi difficili, appunto quelli ai quali ho dedicato quel libro che è stato prima citato, Elogio del ripetente, cioè i ragazzi che abbandonano sostanzialmente la scuola. Quindi quello è una tipologia, sono ragazzi particolari, sono ragazzi che indubbiamente sono ragazzi feriti anche, e quindi tu negli occhi di quel tuo studente vedi anche quello che è accaduto nella sua famiglia. E quando poi vai a conoscere la sua famiglia capisci tante cose. E spesso io ho detto a me stesso, l'ho scritto, l'ho proclamato e lo ribadisco adesso, il peggiore dei miei studenti, il peggiore, quello che non fa i compiti, quello che risponde mai, l'indisciplinato, il ribelle, compie comunque un passo in avanti rispetto alla famiglia da cui proviene. Comunque il peggiore, tu lo vai a prendere, vai a capire qual è la sua forma, la sua famiglia, i suoi genitori, vai a vedere come trascorre i pomeriggi, vai a capire dove è cresciuto, conosci l'ambiente in cui è vissuto, che lo ha formato, e capisci che lui comunque, venendo a scuola, anche se si comporta in modo appunto indisciplinato, comunque compie un passo in avanti. Quindi io comunque non ho mai perso la fiducia di recuperare questi ragazzi difficili. Questa è una tipologia. Poi c'è una seconda tipologia che conosco molto, sono i ragazzi immigrati, ai quali mi sto rivolgendo in questo momento. Sono i minorenni non accompagnati, da 14 a 18 anni, sono Mohamed, sono Kalik, sono Omar, Francisca. Sono i ragazzi ai quali appunto noi insegniamo l'italiano uno a uno con queste scuole Penny Wharton. Uno a uno significa senza voti, senza registri e senza classi. Senza voti, senza registri e senza classi e senza burocrazia, come se l'istruzione fosse il pane, come se fosse il vino, come se fosse il cibo da dare a Mohamed, che spesso è analfabeta nella lingua madre, che non sa niente, che arriva in Italia senza punti di riferimento, con questa borsetta di plastica dentro cui ha tutto quello che ha. Non ha nient'altro se non questa borsetta di plastica, non ha nient'altro. Un ragazzo perso, perduto, che spesso telefona alla famiglia perché vorrebbe tornare indietro. E tu vedi la mortificazione di questo ragazzo quando capisce che il padre non lo vuole più indietro. E tu come educatore capisci che sei di fronte ad un ragazzo di cui devi prenderti cura, devi esercitare una responsabilità dello sguardo altrui, non soltanto la responsabilità del mansionario, non soltanto svolgere i compiti, ma esercitare la responsabilità di questo sguardo, di questo ragazzo abbandonato, questo orfano di fatto sostanzialmente, anche se non biologicamente, che ha una spaventosa libertà di fronte a sé. Questo ragazzo ha una spaventosa libertà di fronte a sé. Quindi tu come educatore devi assumerti anche la responsabilità che lui non può assumersi ancora. Poi c'è la terza categoria di giovani a cui mi rivolgo oggi, e che sono i ragazzi che fanno con noi i tirocini formativi, chiamiamola l'alternanza scuola-lavoro. Questa terza categoria è la mia ragione di speranza. È la mia ragione di speranza profonda che io sento in questi anni, quando io vedo i liceali italiani, quando io vedo Michela del liceo Virgilio o Anna del liceo Tasso o Giorgio del Machiavelli, che vengono da noi ad insegnare l'italiano ai loro coetanei immigrati, quando vedo questo acquisto fiducia e faccio un altro ragionamento rispetto a quello che potrei fare per il ripetente. È lì, quando vedo questi adolescenti che si mettono in azione, che entrano in azione, proprio più volte mi sono messo vicino a loro anche nel tentativo di sorvegliarli, no? In qualche modo per capire. Poi mi accorgo che non c'è bisogno, mi alzo e me ne vado, perché vedo da soli, loro capiscono, un sedicenne diciamo riesce ad avere un rapporto diretto con il suo coetaneo, anche se i mondi da cui provengono entrambi sono diametralmente opposti. Come mai si potevano incontrare, non so, Gianna che è figlia di un architetto e frequenta questo liceo,
liceo benestante di Roma, e Rashdur, analfabeta nella lingua madre, cresciuto a Dacca in una sorta di palafitta, è venuto poi in Italia, e loro due che entrano in azione, questi due sedicenni che per conoscersi, per varcare la frontiera interiore che apparentemente li divide, non hanno bisogno di timbrare il passaporto, perché da soli capiscono, riescono a trovare delle azioni comuni. Perché anche se sono diversi per religione, per cultura, per sensibilità, per lingua, hanno una capacità di intesa che in qualche modo li aiuta a trovare una piattaforma comune. E quali sono queste questi luoghi comuni di riferimento? Il bene, il male, la lealtà, l'odio, il rancore. Ecco, tutte queste categorie universali, questi sentimenti universali, io vedo che in questa terza categoria di giovani ai quali mi sto riferendo, vedo che sono delle case comuni. Allora ecco che i discorsi che si possono fare sono tanti, a seconda dei giovani ai quali tu ti riferisci. Però c'è un qualcosa che unisce, è la figura dell'educatore. Appunto, in questa domanda c'è anche, come dire, un invito a riflettere su chi è l'educatore. Tante volte me lo sono chiesto nell'azione quotidiana, quando entravo in classe, quando vedevo, diciamo, quando andava bene e quando andava male, quando ti ascoltavano, quando facevano finta di ascoltarti o quando ti rifiutavano. E negli anni ho capito che l'educatore è un uomo che deve accettare la sconfitta, la possibilità della sconfitta. Perché educare significa ferirsi, farsi male, esattamente come un genitore, un padre, una madre, deve accettare che il figlio o lo scolaro lo porti in un luogo che lui non aveva previsto. E se tu non accetti questo, non sei un buon educatore. Puoi fare bene il tuo mestiere, ma in realtà non riesci fino in fondo a conquistare la fiducia dell'adolescente che hai di fronte. Ecco, questo aspetto è un aspetto importante che me l'ha fatto capire Don Lorenzo Milani nel momento in cui gli hanno chiesto: ma qual è il giorno glorioso? Il giorno glorioso è quando il ragazzo ti abbandona. Diciamo, com'è possibile questo? Com'è questa risposta così provocatoria? Ti abbandona nel senso ti dà una legnata. E quando il ragazzo ti dà una legnata è come se acquisisse un'autonomia, si staccasse da te. E nel momento in cui si stacca da te diventa adulto, diventa libero, diventa, diciamo, se stesso. E tu devi mettere, in conto questa presa di responsabilità, di autonomia da parte del tuo studente. Però prima di questo devi fare un'altra cosa, ancora più importante, ancora più decisiva. Incarnare il limite. Tu come educatore devi incarnare il limite che l'adolescente che hai di fronte, questo di qualsiasi categoria, dovrebbe rispettare. Se tu ti limiti come educatore a indicare il precetto, questo si fa, questo non si fa, questo sì, questo no, non è sufficiente. Tu devi incarnare questo limite. E come si fa? Come si fa ad incarnare il limite? Questo è un discorso che ci riporta sul tema della libertà. Che cos'è la libertà? È superare il limite, come ci hanno insegnato i falsi maestri del Novecento, dico io, perché questo ci hanno insegnato i falsi maestri del Novecento, che essere liberi significasse abbandonarsi all'ebbrezza, abbandonarsi al delirio, abbandonarsi allo smarrimento. Mentre invece la vera libertà è quella che mi ha insegnato Dietrich Bonhoeffer, su cui ho scritto un altro libro intitolato Un teologo contro Hitler, cioè accettare il limite che tu hai di fronte. Allora, se questo non lo fai come educatore, vuol dire che tu come adulto non hai scelto nella tua vita. Quindi il tema della credibilità dell'educatore è legato alla sua capacità di scegliere. Questo invece di quello. Se l'educatore rimane, senza scelta, offre all'adolescente un modello non credibile. E questo è l'elemento che più di tutti oggi, a mio avviso, manca negli adulti. Noi siamo di fronte ad adulti fragili, parlando in generale. Noi abbiamo di fronte degli adulti che non hanno scelto.
E questa mancanza di scelta, questa indeterminatezza, uso una frase che ho letto proprio nel Rischio educativo di Giussani, questo restare proprio nell'indeterminatezza, non andare verso una strada, ma essere potenzialmente aperti a qualsiasi opzione, questa è la condizione della gioventù. Il giovane è giusto che sia così, ma l'adulto no. L'adulto deve offrire una capacità di scelta, deve dire questo sì e questo no. Allora, se lui per primo non ha fatto questa azione etica, questa azione, diciamo, di chiarezza interiore, se lui per primo è ancora confuso, se lui per primo è ancora indeciso, non può che trasmettere insicurezza, non può che trasmettere indecisione, non può che trasmettere confusione di fronte al giovane che magari in un primo momento potrà essere affascinato da questo adulto, però poi lo abbandonerà. Quindi essere educatori significa essere disponibili alla sconfitta, essere pronti ad incarnare il limite e soprattutto riuscire ad avere un'esperienza della vita da consegnare agli studenti, non un contenuto da trasmettere, ma un'esperienza da vivere. Grazie. E Don Carron, come vede i numerosi giovani di oggi che incontra e come gli educatori possono favorire la loro crescita? Sì, mi sembra che il punto di partenza di ogni tentativo educativo è la persona reale, storica, che ci troviamo davanti. E noi entriamo, come ci abbiamo detto fino adesso, in rapporto con una categoria astratta di persone, ma con delle persone concrete che hanno una storia alle spalle, può essere migrante, può essere con una storia difficile dietro o incastrato in un mondo, come diceva la professoressa Mortari, citando Socrate, con un paradigma totalmente diverso. Quindi vivono in un contesto preciso. Un tratto fondamentale, non stiamo parlando dei giovani soltanto in genere, delle persone che ci troviamo proprio nella scuola e che sono in un momento decisivo del loro sviluppo, l'adolescenza. E tutti sappiamo quanto questo momento sia critico per la necessità che ha il ragazzo di acquisire un volto personale. Egli infatti è chiamato a mettere in discussione tutto quello che ha ricevuto. E questa è un'opportunità unica perché possa diventare veramente suo, non semplicemente un ripetitore, ma generare il proprio volto. E questo adolescente è alla ricerca di sé, trovandosi in un contesto multiculturale come quello che viviamo adesso, che determina anche il suo essere persona storica concreta. Questo determina una situazione per cui spesso ci troviamo, come ci stiamo vedendo, davanti a giovani spaesati, facilmente preda dell'insicurezza o della confusione, poco equipaggiati per affrontare la complessità di questo mondo liquido, in cui la vita appare a volte divisa in frammenti senza connessione tra di loro, cioè meno ideologizzati che in passato, più vulnerabili. Ma questo può essere anche una possibilità. Mi colpisce che di recente si metta davanti come sono tanti giovani che sono a disagio con il loro disagio. Provano vergogna delle loro vergogne, cioè, come titolava un servizio della lettura del Corriere della Sera, la vergogna della vergogna, cioè una difficoltà come di rapporto con loro stessi.
Tale disagio è un distintivo di questo cambiamento d'epoca che stiamo attraversando. Quanti ragazzi si vergognano di parlare del proprio disagio e di guardarlo in faccia senza essere sopraffatti come un peso insopportabile. Ci troviamo anche delle espressioni di questi disagi in tanti libri che acquistano un rilievo. Penso questo di Jennifer Niven, tradotto in tutte le lingue, no? Dove davanti alle esigenze di professori dice: ho pianto un paio di volte, per lo più mi sento vuota, come se mi avessi stata asportata chirurgicamente la capacità di sentire dolore, di ridere, di amare. Sono come un guscio vuoto. Questa situazione non fa che rendere ancora più acuta quello che già Don Giussani aveva detto negli anni Ottanta, con quella immagine dell'effetto Chernobyl che lui descriveva come non soltanto una difficoltà etica, ma una debolezza strutturale che li faceva veramente come più complicato l'aderire per questa mancanza di energia di coscienza. Proprio per l'influsso di questa mentalità, del paradigma di cui parlava la professoressa, che fa sì che determini la loro situazione. Tutti sono sintomi di quella che anni fa abbiamo cominciato a chiamare emergenza educativa, che non è soltanto come persone che sono indisciplinati o incapaci di studiare. Questo sarebbe nulla, quasi, in paragone con la vera situazione di questa debolezza ultima della persona. E questo, appena uno comincia a guardare dentro di questa situazione, davanti alla sfida che ci troviamo, ciascuno, volenti o nolenti, verifica la propria ipotesi di risposta. Cioè, troviamo davanti a noi tentativi di questa risposta, che mostra una concezione dell'educazione davanti alla quale ci troviamo, che deve fare i conti, qualsiasi tentativo di risposta, con il problema, come il dottore quando propone una soluzione alla malattia deve fare i conti con la malattia. Non è che tutto vale si risponde a quello per cui si propone una cura. Allora l'educazione tante volte in questa situazione è concepita come un insieme di regole, di istruzione per sopportare moralisticamente questo disagio, o almeno perché una serie di paletti per tenere a bada le conseguenze di questo disagio, appellandosi all'energia morale di giovani, come taluni suggeriscono, o riproponendo tentativi che sono già diventati fallimentari. Regole e appelli che crescono in misura direttamente proporzionale alla incapacità di offrire una risposta adeguata al disagio. Cioè, non siamo in grado di intercettare o di rispondere a questo, almeno mettiamo paletti per poter fare qualcosa in classe. Vediamo come ci sono sempre di più i regolamenti che crescono. Oppure si tende a interpretare il disagio semplicemente come una questione psicologica in cui qualsiasi sintomo è occasione per rivolgersi allo psicologo al primo accenno di un disagio qualunque.
Mi sembra un tentativo di aggredire i sintomi come senza raggiungere l'origine di questi sintomi. E qui dove mostra tutta la sua diversità, davanti a questi tentativi e altri che possiamo, la concezione di educazione di Judman, di cui Giussani è debitore. L'educazione è introduzione alla realtà totale. Invece che etica o psicologia soltanto, l'educazione è concepita come l'aiuto a sviluppare la persona, nella persona la sua capacità di conoscere. C'è un percorso di conoscenza che consente una introduzione alla realtà nella sua totalità. Infatti l'uomo è più dei suoi stati d'animo, della ricerca di un benessere puramente psicologico o dell'esito sociale. L'aveva intuito Pavese, ciò che l'uomo cerca nei piaceri è un infinito, dalla misteriosità di cui parlavamo, e nessuno rinuncerebbe mai alla speranza di conseguire questa infinità. E questo è il punto drammatico che sopravvive, seppur a volte nascosto sotto una montagna di cenere, in ogni ragazzo e che attende di essere riportato alla luce. Questo già nel modo di guardare i ragazzi stiamo noi stessi facendo il proprio test di che cosa noi vediamo, se rimaniamo solo all'apparenza dei sintomi o andiamo a guardare proprio la sua irriducibilità unica, cioè un io che non viene ridotto ai sintomi. Allora, come adulti abbiamo davanti una sfida entusiasmante, introdurre il giovane proprio attraverso il disagio, che non si può lasciare a parte, alla totalità della realtà di cui questo disagio è solo un sintomo. In questo compito noi educatori non siamo da soli, abbiamo la fortuna di essere accompagnati di uomini la cui genialità è dimostrata nella loro capacità di cogliere la portata di questo disagio. Giussani, come tutti sappiamo, cita il grande Leopardi come testimone di questo, di vedere che tutta l'insufficienza o la nullità che possono sentire, o la mancanza o vuoto o la noia, non è altro che il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vega nella natura umana. Queste non sono frasi, è che noi lo portiamo nello sguardo quando guardiamo un ragazzo. Che cosa noi stiamo dicendo di lui nel modo di guardarlo? E questa è l'esperienza che lui ha comunicato. Per questo, quando più la morsa di una società avversa si stringe, diceva, intorno a noi, fino a minacciare la vivacità di un'espressione, di una nostra espressione, quando un'egemonia culturale e sociale tende a penetrare il cuore, è venuto il tempo della persona. Nessuno può impedire a un insegnante, un educatore, con la sua irriducibilità, di guardare il ragazzo con tutti i suoi sintomi nella sua irriducibilità unica. Per questo io penso che un momento come questo non è soltanto ripetere quello che Giussani ha detto, che è praticamente familiare a molti di che siamo qua, ma che esperienza facciamo, che percorso abbiamo fatto di tutto quello che lui ci ha lasciato tra le mani, perché non basta ripetere la sana dottrina, perché per essere certi che questo è quello che di fatto avviene poi nell'educazione.
Qui inizia il percorso educativo che solo una scuola all'altezza della sfida può attuare, riconoscendo che proprio quei giovani così fragili, disarmati, sono i nostri principali alleati, non i nostri principali ostacoli. Alleati, perché loro hanno dentro, se noi le guardiamo fino in fondo, quella misteriosità ultima, quella irriducibilità ultima a cui noi possiamo costantemente appellarci. Ma occorre, questo è il nostro compito, l'educatore, aiutarli a rendersi conto della sua natura vera, della natura dei propri desideri, e come leggere veramente in modo giusto i propri sintomi, perché solo così potranno evitare di diventare preda di immagini e modelli, come si diceva, che li fregano, di questi falsi infiniti, di cui parlava Benedetto XVI, che promettono loro una libertà e un compimento, e solo finisco per renderle più schiavi degli altri. E questo è quello che loro in fondo aspettano. Come si può aiutarli? Si diceva prima, è un'esperienza della vita, non soltanto che occorre trasmettere. Perché? Perché quello che sto per dire, dice Don Giussani, è una legge universale. L'uomo, la persona, ritrova se stessa in un incontro vivo con una persona che, avendo fatto il percorso del vivere, avendo fatto la strada, diceva Affinati, può porre davanti a loro una capacità di vivere e di affrontare la vita che li rende capaci di essere veramente se stessi, non incastrati nei propri disagi, ma aprendo l'orizzonte perché possano veramente vedere chi sono e a che cosa sono chiamati dal fondo del proprio essere. Solo così, no? Senza che nessuno possa impedirlo, perché è un incontro di libertà. Il contesto può essere quello che è, ma niente impedisce che possa un ragazzo essere guardato da un adulto e possa risvegliare tutta la propria natura di sé. Grazie. E la seconda domanda, che evidentemente come voi poi ritenete, se volete anche integrare quello che avete ascoltato, è questa. Abbiamo visto nella valutazione, nel giudizio, nella visione che è stata offerta, come diceva adesso Don Carron, l'esperienza di un disagio che può essere anche positivo. Conosciamo il dibattito culturale e pedagogico sul ruolo degli insegnanti della scuola, e la domanda è questa: in che cosa consiste, secondo lei, a fronte di questa situazione, di queste situazioni, ampliando anche lo sguardo, l'originalità specifica e il nucleo del rischio educativo di Giussani rispetto a quanto abbiamo davanti a noi? Ma il contributo di questo libro su vari versanti, no? Bisognerebbe come dire, ricucire tanti fuochi, no? Che ci sono nel libro. Io ne ho ripresi alcuni passaggi. Uno mi è, soprattutto adesso dopo aver sentito Caron parlare, c'è un punto dove lui dice, parla della passione della ricerca della verità.
il nostro tempo ha dimenticato la passione della ricerca della verità. E lo ha dimenticato anche per un errore, secondo me, culturale che è stato fatto, perché viviamo in un tempo di grande scientismo, non solo di scienza, ma di scientismo. Allora, i criteri di misura del vivere sono spesso criteri di misura presi da un pensiero tecnologico e scientifico. E c'è un testo, insomma, importante, insomma, uno di quelli che io considero importanti della mia formazione, che è La vita della mente di Hannah Arendt, dove lei dice di distinguere, ci invita a distinguere il conoscere dal pensare. Conoscere vuol dire rispondere alle domande della scienza, pensare è un'altra cosa. A scuola si insegna il conoscere, non si insegna il pensare. E lei dice il pensare è quell'attività della mente che coltiva le domande senza risposta. Le domande senza risposta. Per lei le domande senza risposta sono le domande metafisiche, perché c'è l'essere e non è niente. Non è che tutti i giorni possiamo pensare a queste domande, ma queste sono domande fondamentali. E apre un mondo, apre quindi lo spazio del pensare, che è lo spazio della verità. Però dice anche, non confondiamo il conoscere con il pensare, perché il conoscere che persegue la scienza ottiene delle verità. Il pensare che cerca e segue le domande irrispondibili, unanswerable, il vocabolo che lei usa, non arrivano mai alla verità. E qua io invece prendo la distinzione, che poi si ritrova, detto in altre parole, nel libro di John Giussani. Perché c'è una verità della scienza, ma c'è anche una verità dell'esistenza. Questa è la differenza. Allora, l'educare alla passione della verità è educare a cercare la verità dell'esistenza. Perché se non educhiamo i giovani a cercare questa verità, diverranno sempre preda di quei falsi modelli di cui parlava prima Don Caron. Bisogna far sapere che c'è una misura del vivere, la giusta misura, la misura non misurante. E qui torna l'infinito, il concetto dell'infinito. La verità dell'esistenza è una verità che è data dalla misura misurante delle giuste cose da fare per autenticare l'esistenza. È una ricerca infinita, e quello che dovremmo fare noi educatori è di coltivare la passione per questa ricerca infinita. C'è un'espressione che si trova in Eddie Stein, sia in introduzione alla filosofia, ma soprattutto in essere finito, essere eterno, dove lei dice che dentro di noi, dentro la nostra mente, la nostra anima, perché li usa intercambiabilmente, ci deve essere qualcosa che è la forza vitale. Si parla di psicologia, motivazioni ad apprendere, strumenti per svegliare l'interesse, tutte queste dispositivi tecnici dell'istruzione. Invece la vera filosofia ci chiama a qualcosa di più grande, la forza vitale dell'essere. E la forza vitale si coltiva coltivando le domande fondamentali, quelle che ci consentono di coltivare la passione per la verità. E forse non è sicuramente un caso che nella stessa pagina Don Giussani parla di avere stima della vita. Stimare, la parola stimare è una parola del mercato, mercanteggiare, cioè misurare. Vuol dire avere stima, ma anche stimare e misurare. La stima della vita è qualcosa che manca oggi. Si fa fatica e non si insegna. Eppure ci sono molti momenti della nostra esistenza in cui viviamo e coltiviamo il nostro essere perché qualcuno ha stima di noi, ha stima della nostra vita e ci insegna questa cosa qui. Ed è questo che va coltivato nei giovani. Quando si parla di coltivazione dell'anima, è questa la cosa. Coltivare la stima per la vita. Ed è proprio frequentando le domande che non hanno risposta, sembra un'assurdità, ma invece è così, che si trova la misura per stimare davvero la vita. Perché più grande sta fuori la vita da qualsiasi misura, l'esistenza. Non un caso che la differenza tra vita ed esistenza, esistere vuol dire venire fuori,
passare dall'immanenza alla trascendenza. Maria Zambrano dice che ciascuno di noi è chiamato all'ulteriore, ad andare oltre rispetto a quello che si è, fare un passo altro per andare verso la trascendenza. Che la trascendenza è una chiamata a qualche cosa. È solo quando si sta dentro questa chiamata che si può trovare la strada per il cammino. In un altro libro, che è Chiari del Bosco, e dice: noi siamo in un bosco e cerchiamo il chiaro, che è la radura. Solo che tu cerchi e non la trovi. Bisogna anche saper aspettare, perché ad un certo punto il chiaro del bosco si palesa e noi ritroviamo il senso delle cose. E cosa ci richiama questo? Alla capacità di attendere, a non volere troppo subito, perché la verità dell'esistenza è qualcosa che si trova con una pazienza infinita e una resistenza infinita. E quello invece che insegna la nostra cultura oggi è il tempo veloce, il tempo del trovare subito la risposta pronta. Ma tenere dentro la ricerca di senso i nostri giovani significa tenerli dentro questa resistenza, una resistenza grande. Mentre parlava prima sia il collega Finati che Don Carron, ho pensato a un passaggio che non avevo pensato di trattare oggi, da uno spazio importante, Don Giussani, alla famiglia, no? Ai primi momenti, a quello che accade dentro il nucleo familiare. Ci sono dei momenti, i momenti primi della vita della persona, che sono quelli che consentono di coltivare, come dire, le direzioni fondamentali, quella forza vitale che poi uno si porta appresso, non perché poi non ci siano momenti per coltivare questo, ma quando tu apri lo sguardo al mondo, lì ne viene della capacità tua di dare un senso e di un orientamento. E c'è un passaggio di un diario che ho potuto leggere, me lo ritrovo qua velocemente. Ricordo che mia madre cantava sempre quando il mattino, scusate, perché tenendomi per mano mi accompagnava a scuola. Forse per questo sento come una musica nel cuore che mi mette in sintonia col mondo. Sono le parole di una studentessa. Parla di una mamma che quando l'accompagnava a scuola cantava sempre. Vengono da una zona difficile del mondo queste parole, quindi la mamma che cantava ha un significato particolare. Questo canto rimane dentro. A volte sono esperienze piccole, minime, non le eccellenze che si vanno cercando. Adesso siamo nella cultura dell'eccellenza, sembra che tutto quello che conta sia spettacolare, grande, enorme. Invece ci sono dei gesti piccoli che ti consentono di tenerti vicino alle cose grandi. Una maestra, le maestre insegnano tantissimo, le maestre che stanno accanto ai bimbi, mi diceva: Luigina, bisogna insegnare ai bambini a coltivare le emozioni povere, le emozioni semplici. Perché se tieni i bambini vicino alle emozioni semplici, alle cose semplici, e fai loro trovare il valore in queste cose, saranno capaci sempre di trovare segni di buono nel percorso che loro fanno nel quotidiano. Perché quando ci si perde nella vita, e capita spesso, a volte ci si perde un po', poi si ritrova la strada, a volte ci si perde un po' tanto, si fa fatica a ritrovare la strada, quello che si perde è la fiducia nella vita, la speranza e la capacità di stare alla ricerca del buono. E per avere questo bisogna coltivare la forza vitale dentro. La forza vitale non si coltiva con le cose eccellenti, ma con le misure buone che si trovano tutti i giorni. La cultura della cura, quella di cui parlo nel libro, è qualcosa che si coltiva dando una buona parola, un buon gesto, qualcosa di semplice, ma ogni minuto possibile della nostra esistenza, senza attendere i grandi disegni, ma facendolo ogni giorno. Quella è la misura della verità. È la cosa che secondo me è più importante. E quando prima Don Caron sottolineava questo aspetto importante su cui dovremmo riflettere, della tendenza a perdersi che hanno questi ragazzi, no? A perdersi la misura dell'infinito, mi è venuto in mente che una filosofa che io studio, mi piace tantissimo, che è Martha Nussbaum, quando studia Aristotele, lei dice: c'è la traduzione di questa parola dal greco che dice la parola felicità, no? E Aristotele dice: la cosa che cerchiamo tutti noi, tutti, è l'eudaimonia.
tradotto in italiano è la felicità. La felicità può essere interpretata nel modo più alto dello spirito, ma anche più basso, perché è una parola molto usata. Ma lei dice, non ha, la traduzione non è giusta. Ecco perché all'inizio dicevo, stiamo attenti con le parole, non bisogna sempre soppesarle. Questa parola è fatta di due termini, eudaimonia, eu, che vuol dire buono, e daimon, che è il demone, è lo spirito, è quello che diventerà l'angelo custode nella cultura cristiana. L'eudaimonia è il buono della vita dentro, dell'anima, della coscienza. Ed è questa che va cercata. Quindi portare l'attenzione dei giovani verso un significato della felicità come il buono della vita dell'anima è qualche cosa che li tiene dentro una ricerca particolare, che non è la ricerca delle cose, ma è la ricerca del respiro dell'essere. E quel respiro dell'essere è qualche cosa che non si misura secondo una misura umana. Perché noi quando misuriamo usiamo le nostre misure, ma c'è una misura che è quella del mistero e dell'infinito che sta altrove. E quindi anche affidare la misura del valore dell'esistenza a qualche cosa che non è nostro. Perché quando ci mettiamo a essere misuranti dell'essenziale, calcolanti, perdiamo la giusta misura che è quella che ci fa stare sempre nella ricerca. Direi così. Grazie anche a nome dei numerosi docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria che non ho ricordato prima perché sono presenti qui e in collegamento, docenti e operatori educativi, e tra i docenti vanno dai più piccoli ai più grandi. Immagino che i docenti più piccoli, mentre chi insegna alle superiori ha nel giovane, come diceva prima Don Carron, il suo principale alleato e anche nel suo disagio, il docente che insegna ai piccolini ha quello che diceva, se ricordo bene la citazione a Stein, nell'io la forza vitale dell'essere ogni giorno. La stessa domanda la svolgiamo con Eraldo Affinati, e cioè in questa situazione qual è a suo parere il valore dei giudizi del rischio educativo? Io mi sono riletto, mi sa che funziona, sì. Eccolo, sì, è tornato. Mi sono riletto proprio per questa occasione il testo, il rischio educativo. Ho individuato 10 punti. 10 punti, a mio avviso, no, però no, vi assicuro che farò molto breve, li leggerò soltanto. Ognuno di questi 10 punti, secondo me, coglie, come dire, l'attualità di un testo che negli anni in cui è uscito, voglio dire, era proprio nella tempesta della storia del 68, insomma, quindi anche con tanti fraintendimenti, con tante polemiche. Oggi, secondo me, siamo in una condizione di poterlo leggere a bocce ferme e quindi poter ricavare da questo testo qualcosa per capire la sua attualità. Il primo punto è l'importanza della tradizione. Questo secondo me è stato spesso strumentalizzato, questo punto, in chiave politica. Ecco, invece secondo me, io credo che questo tema della tradizione, insomma, non solo negli anni in cui venne formulato, ci può aiutare ancora oggi a riflettere, nel senso, cos'è poi alla fine la tradizione della cultura da dare al giovane? Non è appunto, come si diceva prima, un pacco postale da consegnare al ragazzo, dice ecco, aprilo, questo contenuto del passato, ma è coscienza dei nessi, coscienza dei rapporti tra un argomento e un altro. E ognuno di noi è il frutto di chi lo ha preceduto, oltre che delle relazioni che ha vissuto. Quindi questo tema dell'importanza della tradizione accende una luce rossa, secondo me, su cui noi dovremmo riflettere molto. Secondo punto, la necessità della verifica. Necessità della verifica. Cioè, se io ti do un testo, un elemento,
ti devo anche dare, come dire, la possibilità di toccarlo con mano, questa cosa che io ti sto consegnando. Quindi se questo passaggio personale, io questo mi è sembrato molto intenso, questo, se questo passaggio personale non c'è, se diciamo non c'è questa verifica, il contenuto che ti ho trasmesso può essere lettera morta, diventa sterile. Quindi tu lo devi personalizzare e per personalizzarlo devi toccarlo, devi, come dire, sentirlo dentro di te. Terzo punto, strettamente collegato, valore dell'esperienza. Ecco, questo è un tema decisivo soprattutto oggi, perché oggi noi viviamo, a differenza del tempo in cui è stato scritto il testo, la rivoluzione informatica o digitale, chiamiamola così. Quindi noi oggi andiamo in rete e possiamo in realtà trovare tutte le informazioni possibili in teoria, però non troviamo la vera esperienza. E quindi oggi la scuola ha una responsabilità nuova, deve ristabilire le condizioni dell'esperienza nella nuova epoca digitale che stiamo vivendo. Però in questo testo, il rischio educativo, già si evidenziava prima di questo nostro mondo che stiamo vivendo oggi, la ineludibilità dell'esperienza. Cioè un giovane deve comunque entrare in azione. Quarto punto, ambiente, famiglia e scuola. Io ho letto in questo testo, devono marciare di pari passo. Allora questo accordo virtuoso tra l'ambiente in cui cresce il ragazzo, la famiglia da cui proviene e la scuola che lui frequenta, ecco, questo accordo virtuoso oggi, secondo me, lo dico da insegnante, si è spezzato. Questo è il problema vero. Quindi oggi l'insegnante è di fronte ad una solitudine che probabilmente è ancora più forte di quella che potevamo vivere 30 anni, 40 anni fa. Perché? Perché spesso l'insegnante deve fronteggiare anche la famiglia del suo studente, che non sempre è in accordo con lui, anzi spesso gli mette i bastoni fra le ruote. Anche Don Lorenzo Milani, nel momento in cui tornava a casa, diceva il bambino di Don Lorenzo si lamentava con la mamma e diceva: mamma, ma il priore mi ha dato un nocchino. No? Quindi si lamentava e la mamma diceva: ma io te ne darò due se lui te ne ha dato uno, cioè rafforzerò l'azione educativa del priore. Oggi invece le famiglie spesso si frappongono come ostacoli e quindi lasciano l'insegnante da solo, in una solitudine lacerante e lancinante, perché entrare in una classe oggi, una classe anche dei tecnici, dei professionali, ma in fondo anche dei licei, significa raccogliere i frantumi da terra e cercare di ricondurli ad un disegno unico, e non è facile. Quinto punto, uscire dall'indeterminatezza. Prima lo accennavo, no? Ogni giovane deve avere uno scopo da raggiungere, un obiettivo da realizzare, un sogno anche da vivere, no? Solo così diventi adulto. Questo è il tema a cui ho già fatto riferimento prima, il tema della scelta. Se tu non aiuti il tuo studente a compiere una scelta e quindi a rinunciare, perché scegliere significa rinunciare a qualcosa, scegliendo di fare un'altra la cosa su cui si eserciterà il massimo della potenza e dell'energia, non gli stai facendo un buon servizio. Tu lo devi aiutare a fare questa scelta anche lacerante. Sesto punto che ho trovato nel rischio educativo, la dimensione comunitaria. La dimensione comunitaria è fondamentale, perché nessun insegnante da solo potrà mai raggiungere la vittoria, diciamo così. Devi avere dietro di sé una comunità che lo sostiene. Nessun carisma pedagogico, nessuna, come dire, capacità, nessun talento può bastare da solo. Un uomo da solo non ha peso. Quindi c'è bisogno di una comunità educativa che possa accompagnare, diciamo, l'azione del singolo insegnante. Io per tanti anni ho insegnato alla Città dei Ragazzi, questa comunità educativa che venne fondata da Monsignor Carol Lebbig dopo la Seconda Guerra Mondiale, basata sull'autogoverno, quindi l'idea che i ragazzi si autogestissero, no? Quindi esemplata anche sulla Costituzione italiana, con l'idea quindi di un Parlamento, con l'idea di una moneta locale, lo scudo. Quindi vedevo questi ragazzi che in qualche modo stavano insieme, imparavano a stare insieme. Ecco la dimensione comunitaria. Settimo punto, il problema della libertà.
Questo è uno dei temi su cui mi sembra Don Giussani ha molto, insomma, ragionato, e come prima dicevo, l'idea della libertà intesa come superamento del limite è un fraintendimento della libertà. La vera libertà è proprio, come dire, trovare, diciamo, un punto fermo, e quindi tu diventi libero quando capisci chi sei veramente. Ottavo punto, la questione del tempo libero. Queste sono delle riflessioni che, leggendo Don Giussani, mi hanno colpito, perché ho trovato, io ho studiato molto Don Lorenzo Milani, una forte sintonia con Don Lorenzo Milani. Esperienze pastorali di Don Milani è uscito nel 1958, e spesso si diceva che, appunto, lui diceva a Don Milani: attenzione alla ricreazione, non dobbiamo fare la ricreazione. Ma che cosa voleva dire? Che non bisognasse fare le pause? No, lui voleva dire: che cos'è il tempo scuola? Tempo scuola uguale tempo vita. Quindi non ci deve essere una cesura fra scuola e vita. Quindi in questo senso dobbiamo, diciamo, capire che cos'è il tempo libero. Il tempo libero non è una vacanza, diciamo, dalla vita. È sempre vita. Allora tu come scuola devi assumere questa idea che il tempo libero non è una parentesi artificiosa, ma deve essere un elemento educativo insieme agli altri. E questo qui l'ho ritrovato nel rischio educativo. Nono punto, l'ho intitolato fra autonomia e vigilanza. Fra autonomia e vigilanza. Cioè l'educatore deve favorire l'autonomia del ragazzo, la sua presa di coscienza, però deve essere anche uno responsabile, quindi deve, appunto, stare vicino al ragazzo quando lui acquista questa autonomia. Quindi deve fare un doppio passo, l'educatore deve fare un doppio passo. Uno, nella zona di sicurezza dove lui sta, cioè quando tu sei nel ruolo di insegnante. Uno, nella zona di rischio. Cioè devi assumere un rischio come educatore. E qui non vi stupisca questo che adesso dico, ho trovato una sintonia fortissima con Papa Francesco. Papa Francesco, in una dichiarazione pronunciata il 7 giugno del 2013 e rivolta agli studenti delle scuole dei Gesuiti in Italia e in Albania, sentite questo brano di Papa Francesco, che sembra veramente... Cioè, ho sentito, diciamo, un nesso anche col rischio educativo. Aperte virgolette, è Papa Francesco che parla. Nell'educare c'è un equilibrio da tenere. Bilanciare bene i passi. Un passo fermo sulla cornice della sicurezza, ma l'altro andando nella zona a rischio. E quando quel rischio diventa sicurezza, l'altro passo cerca un'altra zona di rischio. Non si può educare soltanto nella zona di sicurezza, no. Questo è impedire che le personalità crescano. Ma neppure si può educare soltanto nella zona di rischio, questo è troppo pericoloso. Questo bilanciamento dei passi, ricordatelo bene. A me ha colpito tanto questa frase di Papa Francesco, e devo dire che rileggendo il rischio educativo ho ritrovato questa stessa tensione, no? Quindi l'educatore che sta, come dire, in una specie di crinale, no? Una specie di crinale, deve consegnare la tradizione, ma deve anche assumere il rischio del futuro, deve guardare anche negli occhi il futuro di questi ragazzi. Il decimo punto, me lo sono tenuto per ultimo perché secondo me è quello più importante, il rischio educativo, quello che mi ha colpito di più, vi dico la verità. E la domanda da cui Don Giussani partiva era: ma quando finisce l'azione educativa? Cioè, quando è che termina l'azione? In realtà, lui dice, non dovrebbe mai avere termine. L'azione educativa non dovrebbe mai avere termine. E cosa succede allora? Succede che il maestro si trasforma in fratello. Il maestro si trasforma in fratello. Qui Don Giussani cita Matteo 23, 8-10. Quindi praticamente il momento in cui c'è questo scarto fra i farisei e gli apostoli, no? Mentre i farisei, appunto, nel Vangelo di Matteo, continuano a fare i maestri per tutta la vita, continueranno a impartire precetti, e gli apostoli invece vanno in mezzo alla gente
diventano fratelli, acquistano questa fraternità. Questo passaggio mi ha colpito perché mi ha fatto ricordare il momento in cui, in un mio viaggio in Marocco, che poi ho raccontato nella Città dei Ragazzi, io ho riaccompagnato a casa due miei studenti, Omar e Faris. Io ricorderò sempre il momento in cui loro chiesi: ma ragazzi, ma chi era il vostro maestro? Chi è stato il vostro maestro? Professore, vieni che ti portiamo noi. E mi portarono in una specie di promontorio arido e selvaggio dove mi fecero conoscere l'imam che li aveva educati da bambini. Io vidi quest'uomo ormai non vedente, solo. Vidi questo maestro solo, abbandonato dai suoi studenti. Allora, nel momento in cui io, che ero stato il supplente, per così dire, ho riportato dal maestro, diciamo, questi due studenti, questi suoi vecchi studenti che lui aveva dimenticato, ho risentito, diciamo, dentro di me, ho vissuto dentro di me questo passaggio dal maestro al fratello. A quel punto noi eravamo quattro fratelli, io, questo imam che era stato appunto il loro maestro, e questi nostri due studenti, eravamo ormai paritari, eravamo dentro la fraternità che in fondo Don Giussani, diciamo, prefigurava in questo libro. Ecco, questo passaggio mi ha emozionato e credo sia forse l'elemento più forte perché di questo libro oggi. Perché? Perché ti fa capire che a quel punto la scuola non sta soltanto nella scuola, la scuola sta dentro la vita. E quindi nel momento in cui tu accompagni verso la vita il tuo studente che ha acquistato autonomia, nel momento in cui diventi suo fratello, hai consegnato il testimone. Grazie, anche perché ci ha fatto capire qual è il nostro compito, qual è la proposta del nostro compito nei prossimi giorni, cioè magari rileggere e svolgere a nostra volta i punti che ci colpiscono e ci interrogano e ci suscitano anche un po' di inquietudine talora. Don Carron, la medesima domanda, molto attesa, come puoi immaginare. Dovendo sintetizzare con una parola, direi che l'originalità del metodo educativo di Don Giussani è il metodo. È significativo che fin dal primo giorno di scuola, al liceo per sé, Don Giussani aveva identificato proprio nel metodo l'originalità del suo contributo all'educazione dei giovani. Non sono qui perché voi riteniate come vostre le idee che io vi dirò, ma per insegnarvi un metodo vero per giudicare le cose che io vi dirò. Qui è tutta l'impostazione. È tutta la differenza con tutto quello che di solito si fa. Perché qui Don Giussani trasmette un'esperienza. Lui si trova davanti ai ragazzi nel Verger, o prima a quelli che avevano trovato, che li fa cambiare strada, di fare un professore, a diventare un educatore, proprio perché si trova davanti a persone che hanno ricevuto tutta una serie di idee cristiane, ma che dopo un po' si trova con che loro non sono più interessati al cristianesimo. O sea, le idee trasmesse non sono diventate loro. Allora, lui non vuole ripetere questo, che si è dimostrato già palesemente fallimentare nella loro esperienza. Adesso è già una evidenza. Allora quasi nessuno lo vedeva, tanto erano piene le strutture cristiane. Adesso è palese. Da questo punto di vista Giussani centra qual è la novità della sua impostazione nell'esperienza, offrendo a loro un metodo per giudicare le cose che io vi dirò.
un professore che al primo giorno mette nelle mani degli studenti lo strumento per giudicare qualsiasi cosa sentano dal professore. Questo si chiama veramente audacia, perché mette al professore davanti a un criterio di giudizio che hanno loro per giudicare qualsiasi cosa gli sia proposta. Per questo il metodo non è una tecnica, un discorso, una strategia, ma è l'esperienza. Il giovane scopre e conosce la realtà attraverso la sua esperienza, come tutti. Perché l'esperienza è il metodo fondamentale attraverso cui la naturalezza favorisce lo sviluppo della coscienza e la crescita della persona. Solo così può capire che cos'è la realtà, perché la realtà, una delle frasi secondo me più cruciali di quello che ci ha proposto Di Nunziani, si rende evidente, trasparente nell'esperienza. Da questo punto di vista il rischio più grande è quello di ridurre l'esperienza, come si fa di solito, lui dice, al provare. Quello che caratterizza l'esperienza non è tanto il fare o l'establire il rapporto con la realtà come fatto meccanico, è l'errore implicito nella solita frase fare dell'esperienza, dove esperienza diventa sinonimo di provare. Questo vuol dire che tante volte quando si fa così la vita non ha valore, come diceva la professoressa citando Socrate, perché è una vita non esaminata, cioè non giudicata, e quindi di cui non si è imparato nulla. Io non dimenticherò mai che quando facevo il professore al liceo, alla mattina facevo con gli studenti, mi riempivano la lavagna di domande, e poi al pomeriggio o alla sera trovavo delle persone adulte che possiamo dire avevano fatto tante esperienze, ma che facevano le stesse identiche domande. Vuol dire che per loro la vita non era stata esaminata, non avevano imparato nulla del vivere. Avevano provato tante cose, ma non avevano capito nulla. La vita può diventare questo. E questo è il rischio più grave che può succedere nella vita. Perché? Perché dicevo una volta a due ragazzi che mi raccontavano tutte le cose che facevano nel modo di vivere le attività della vita cristiana dove partecipavano, e le domandavo, ma tutte queste cose che fate, perché cosa vi servono? Come, perché cosa ci servono? Voglio dire, se voi avviate un ragazzo, un fratello giovane, avete qualcosa da comunicare come certezza sulla matematica? Certo, erano alla fine del liceo, certo. Ma sulla vita? Silenzio. Avevano vissuto molto più che le ore di matematica che avevano vissuto. Ma sulla vita non avevano niente da comunicare. Questa è una vita non esaminata perché non ha colto il valore. Perché? Qual è la differenza tra la matematica e la vita? Il metodo. Nella matematica hanno imparato un metodo che li consente di raggiungere sempre più certezza. Nella vita no. Perché manca il giudizio su quello che si vive. E questo, secondo me, è la sfida più grande, soprattutto in un momento di crisi come quello che viviamo. Perché qualsiasi sia la situazione, sempre c'è questa possibilità che chiunque vive qualcosa, se la giudica, può imparare. Perché una personalità, dice Giussani, aumenta nella misura in cui approfondisce
veramente la libertà di giudizio e quindi capisce sempre di più quello che le succede. Ma per giudicare occorre un metro, occorre un giudizio, un criterio, scusate, non un giudizio, un criterio. Da dove ricaviamo questo criterio? Il criterio, insisto, Don Gianni, non può essere estrinseco alla persona, perché altrimenti saremo alienati. Dipenderemo nel nucleo fondamentale del vivere da altri. D'altra parte, sottrarre alla persona il criterio di giudizio è privarla della sua dignità. Tu non sei in grado di sapere niente, te lo spiego io, che è quello che subliminalmente o meno subliminalmente si dice. Ma allora, come non soccombere a questo, a un relativismo etico se totale, se il criterio è dentro, come Dicene dice, il criterio che è dentro della persona non può essere deciso dalla persona, non può essere manipolato dalla persona, è dato. Da questo punto di vista mi ha colpito moltissimo un testo di Ernesto Sabato. Qui dice: mi hanno rimproverato sempre il mio bisogno di assoluto, che d'altra parte appare nei miei personaggi. Questo bisogno attraversa come un alveo la mia vita, meglio, come una nostalgia di qualcosa che non avrei mai raggiunto. Io non ho potuto mai placare la mia nostalgia, addomesticarla dicendomi che quell'armonia è esistita un tempo nella mia infanzia. Lo avrei voluto, ma non è stato così. La nostalgia è per me un struggimento mai soddisfatto, il luogo che non sono mai riuscito a raggiungere, ma è ciò che avremmo voluto essere, il nostro desiderio. È così vero che non si riesce a viverlo, che potremmo credere perfino che risieda fuori della natura, se non fosse che qualsiasi essere umano porta in sé questa speranza di essere. E finisce così. La nostalgia, questa meta mai raggiunta, la nostalgia di questo assoluto è come lo sfondo invisibile, inconoscibile, ma con il quale confrontiamo tutto, tutta la vita. Ecco il criterio. Cioè, la natura, che siamo noi, è stata fatta in modo tale che porta dentro di sé il criterio con cui confrontare tutto nella vita. Una nostalgia di questo assoluto, un sfondo invisibile, inconoscibile, ma nel quale confrontiamo tutto. È quello che documenta quello che Don Giussani ripete: la natura lancia l'uomo nell'universale paragone con se stesso, con gli altri, con le cose, dotandolo di un complesso di esigenze ed evidenze originali, talmente originali che tutto ciò che l'uomo dice o fa dipende di questo. Questa esigenza di felicità, di cui si parlava prima, di liberità, di giustizia, sono come una scintilla che mette in azione il motore umano. Prima di esse non si dà alcun movimento. E questo, quello che stupisce è che in questo momento, che tutto sembrerebbe così incasinato, perfino i ragazzi, tali quali come l'abbiamo descritto, riescono a giudicare, a percepire che qualcosa non va. Antonio Polito citava in un ultimo libro un studio dell'Università di Sheffield, no? Dove si esamina il rapporto con i social media, che è un particolare
momento per loro dove si esprimono senza freni, diciamo. Più tempo passano su Facebook, Snapchat, WhatsApp o Instagram e più si sentono infelici per il loro aspetto, per i loro rapporti in famiglia, per l'andamento scolastico. Insoddisfatti, insomma, della loro vita. Insoddisfatti vuol dire che l'io c'è. E come? Perché se non ci fosse, non potrebbero neanche percepire il disagio o l'insoddisfazione. E questo, secondo me, è cruciale, perché una concezione veramente cattolica della percezione del peccato originale non è una distruzione totale dell'io, è danneggiato quanto si vuole per il peccato originale, per la situazione ambientale, per il potere, per la circostanza che diciamo prima, ma c'è. E loro io c'è e giudica, tanto è vero che si rende conto della propria insoddisfazione. Per questo è un segno chiaro della irriducibilità dell'io, cruciale per gli insegnanti, cruciale per gli educatori, per i genitori, che resta a dispetto di tutto, non soltanto anni fa, adesso. E quindi Giussani ricordava che insegnando sollecitava gli studenti a puntare sull'esperienza come luogo dove può essere adeguatamente verificata la verità dei loro criteri. Quindi, nel loro ingarbugliamenti, gli adolescenti hanno comunque un cuore, desiderano, cercano come possono. Il loro disagio e la loro insoddisfazione sono sintomi di un cuore che non è del tutto sopraffatto dalle circostanze in cui si trovano. E questo cuore, a questo cuore deve rivolgersi un educatore. Si vuole sperare di ottenere una crescita dei suoi studenti sostenendoli e incoraggiandoli a giudicare e quindi a imparare di quello che vivono, a fare un cammino, si diceva prima. Quindi, ancora ricordo con entusiasmo quando ho incontrato Don Giussani, la scoperta di avere tra le mani un strumento per giudicare tutto. Io vivo di quello struggimento che mi dà la possibilità di imparare degli errori e degli fallimenti, come si diceva, dei limiti o delle difficoltà, ma sempre imparando, crescendo nella consapevolezza delle cose. Solo chi lo ha scoperto per sé, chi ne ha percepito la portata per la propria crescita personale, potrà diventare un vero alleato del cuore dei giovani, senza pretendere di sostituirsi loro. Ma nella cultura attuale tutto cospira a far tacere questa urgenza e di conseguenza tante volte essa è nascosta sotto la distrazione e il rumore. Perciò la sfida educativa ha a che fare con la domanda su che cosa sia in grado di risvegliare l'io del suo torpore, che cosa possa avere una ragione adeguata ad alzarsi dal divano. Non bastano le nozioni per risvegliare l'io a una consapevolezza di sé. È un problema di autocosciente dell'io, della necessità di cui occorre essere sempre più consapevoli. Per questo mi ha stupito che di recente un'altra che ha pubblicato negli Stati Uniti una ricerca su come i ragazzi sono veramente incastrati dentro la gabbia soffocante dei social. Dice, che cosa occorre fare? Bisogna risvegliarli. La parola stessa usata tanti anni fa da Giussani. Non occorre una tecnica o trovare un altro algoritmo. Tutta la possibilità di speranza è in risvegliare l'io.
invitando a guardare l'esperienza per riconoscere che cosa rende veramente felici, l'eudemonia, diceva. Dobbiamo chiederci che cosa ci rende felice, ma non che ciò che ci rende felice per un momento, continuava, ma ciò che ci dà gioia nel lungo periodo e seguirlo. Qui si apre un spazio per coloro che vogliono accompagnare i ragazzi a scoprire quello di cui sono alla ricerca. Questa ricerca a volte maldestra, a tentoni, come tutti noi, di quello che vale la pena per cui vale la pena vivere, alla ricerca di un'identità, di un volto, di un'immagine di sé, mettendo davanti ai loro occhi un modo di vivere le proprie esigenze umane che rideste in essi il desiderio di vivere all'altezza delle esigenze che sentono vibrare dentro di sé. Solo si trovano davanti a sé un adulto ricco di esperienza, diceva prima Finati, una vita piena di questa esperienza, i nostri studenti potranno essere contagiati di una modalità di rapporto con le persone e le cose, con le materie di studio, con il compito in classe, con le difficoltà lungo il cammino, fino a interessarsi. Per questo mi ha stupito sempre la percezione nettissima che Don Giussani aveva di che cos'era l'educazione. L'educazione è una comunicazione di sé, cioè del proprio modo di rapportarsi al reale, non di sé come chiacchiera, non di sé come, no, del modo con cui un genitore si mette davanti al reale, davanti ai suoi figli, o un professore davanti ai suoi studenti, un adulto davanti a un giovane. Perché l'uomo è una modalità di vivere il rapporto con il reale. Perciò comunicazione di sé vuol dire comunicazione di un modo di vivere e di rapportarsi con tutto il reale. Queste presenze di adulti possono diventare per i giovani delle vere e proprie autorità. Parola autorità che incarna l'ipotesi di lavoro realizzata, diciamo la tradizione, quello che uno ha imparato del vivere, quello che ha ricevuto, che costituisce la sfida più grande al desiderio di compimento che loro hanno. Perché l'autorità è un certo modo il mio io più vero, a cui noi stiamo richiamando, come sfidando, mettendo davanti una pienezza di vita. Solo percepita così, l'autorità potrà non essere sentita come qualcosa d'estraneo da cui difendersi, ma come invito a impegnarsi con tutto se stesso a partecipare di quell'esperienza di pienezza che il ragazzo vede davanti a sé. L'educazione oggi è manchevole per quel razionalismo di impostazione che dimentica l'importanza dell'impegno esistenziale come condizione per una genuina esperienza di verità e quindi per una convinzione. Tante volte si riduce a chiarire le idee. Come a volte questo non funziona, allora viene, tante volte si soccombe alla paura. Solo l'educatore che ha percorso per primo la strada potrà diventare compagno adeguato di una tale avventura umana, mettendo davanti a tutti una figura umana che rideste nell'allievo il gusto della scoperta della conoscenza di sé e di ciò che è in grado di rispondere a tutte le sue esigenze umane, a partire dalle materie che studia, di tutto quanto gli capita tra le mani. Solo l'adulto che ha questa certezza potrà non soccombere alla paura della libertà, oggi così diffusa. Un'educazione dominata dalla paura, dicevo anni fa, figurate adesso, di un confronto dell'adolescente con il mondo e mirante solo a preservarlo dall'urto, ne fa un essere a volta incapace di personalità nei rapporti con il reale. Non dobbiamo ripetere certe cose, dobbiamo fare la verifica su che tipo di soggetto noi generiamo proprio adesso, in questa situazione che ci troviamo a vivere. Perché
è qui dove ciascuno di noi come educatore fa il test di che tipo di esperienza sta invitando a fare ai ragazzi. Ma come diciamo, abbiamo avuto troppa paura di questo. E questo porta a una grave mancanza di certezza nella vita. Ma Giussani ci ricorda sempre che lo scopo dell'educazione è quello di formare uomini nuovi, un uomo nuovo. Perciò i fattori attivi devono tendere a far sì che l'educando agisca sempre più da sé. E sempre più da sé affronti l'ambiente. Quindi la situazione che viviamo, se noi non educhiamo persone in questo momento con una capacità di stare nel reale, il nostro compito è fallito. Invece, quando noi li accompagniamo, possono vivere in capo al mondo e stare in piedi. E questa è la verifica che ciascuno deve fare del proprio compito. C'è una terza domanda che vorremmo sviluppare, ed è questa anche sulla base dell'idea di esperienza, della valutazione complessiva dell'esperienza che anche adesso è stata ricordata, cioè come si sostiene questa esperienza, questa autentica esperienza nell'educazione? Questa è la domanda. Sì, mettendo insieme le parole che diceva prima Don Caron, sia l'esperienza che il metodo, che poi è la stessa cosa, no? C'è metodo quando c'è esperienza se c'è metodo. E una frase, una delle frasi che ha scritto Don Giussani nel suo libro, lui parla della capacità educativa che è in crisi quando non crea ambienti e non passa attraverso il confronto con gli ambienti. Non c'è esperienza se non c'è un confronto con gli ambienti, se non c'è un confronto con la realtà. E aggiunge anche in un passaggio, adesso io un po' li mesco, ma io mi lascio poi suggestionare da quello che dice, il cammino educativo è anche una capacità di compagnia e di condivisione, sentire in sé il problema dell'altro nella sua concretezza. Perché leggere il libro di Don Giussani vuol dire, secondo me, tirar fuori delle perle, no? Ogni tanto, e metterle lì. C'è un modo di scrivere molto argomentativo e c'è un modo di scrivere fatto di passaggi illuminanti che vanno presi. Fare esperienza e l'educazione come esperienza vuol dire uscire da un'educazione che è fatta solo di parole, che non è fatta di testimonianza. I nostri modelli educativi spesso non funzionano, anche quelli più raffinati, perché poi si dice una cosa, si nomina una cosa e non si fa corrispondere alla cosa una possibilità di fare esperienza di quella cosa stessa. E allora tutte le parole, anche le più perfette, se si può usare questo termine sbagliato, spiano grammaticale, non funzionano. Dice Whitehead, che è un matematico e un filosofo inglese, in un suo libro sulla scienza moderna, un commento alla scienza moderna, lui distingue fra le idee inerti e le idee vitali. Le idee inerti e le idee vitali non è che sono distinguibili sulla carta. Tutte sono idee potenzialmente inerti e potenzialmente vitali. Solo che ci sono delle idee che diventano vere, cioè capaci di trasformare l'esperienza, perché c'è qualcosa d'altro che avviene nel contatto fra l'educatore e i giovani. È che quello che si dice è qualcosa che si fa anche. In un'esperienza, me l'ha ricordata adesso Don Carò mentre parlava, un'esperienza fatta tanti anni fa nelle scuole dove si parlava di educazione ambientale e di educazione ecologica, in una provincia era stato aperto un concorso per la scuola, la classe che avesse realizzato il miglior progetto ambientale possibile. In questa classe, una scuola elementare, hanno cominciato a ragionare intorno a fare, al fare dell'ambiente di vita di tutti i giorni un buon ambiente.
ero in questa classe durante la ricreazione, parola evocata prima, che è appunto un tempo non di interruzione dell'agire, ma si fa dell'altro, e i bambini che erano scesi giù in cortile sono saliti, sono avvicinati alla maestra e ha detto: maestra, guarda che giù stavano costruendo un orto, un giardino dentro questo cortile di città molto spoglio, c'è la tale maestra che sta fumando e butta la cenere per terra. E quindi, cosa possiamo fare? Secondo voi cosa si può fare? Loro hanno preso un bicchierino di carta, sono scesi dalla maestra e gli hanno detto: non si getta per terra perché abbiamo appena seminato il prato, e quindi ha dato il bicchiere. E la cosa sembra finita lì. Poi torniamo, io ero lì per fare delle ricerche in quella scuola, quindi il giorno dopo sono stessa scena, i bambini tornano su durante la ricreazione, in questo non erano più due ma era un gruppetto, a lamentarsi, e allora fanno una riflessione e dicono: sì, io glielo porto ancora, dicono la maestra, il bicchierino, ma tanto lei lo ripete. E un altro bambino ha detto: cosa conta? Espressione tipica, no, delle nostre zone. Cosa conta dire qualcosa se poi la maestra fa il contrario di quello che ci dice? Quindi i bambini davano la misura di quella che è l'esperienza. L'esperienza è un'esperienza di parole, ma è un'esperienza di testimonianza di quello che si fa. Possiamo essere perfetti nel nostro dire, ma assolutamente imperfetti nella coerenza tra il pensare e l'agire. E allora lì la nostra educazione diventa qualcosa che si perde, che perde la sua forza. E l'altra dimensione di questo fare esperienza significa fare esperienza dei valori che noi enunciamo, delle cose che diciamo. La nostra formazione, soprattutto la formazione ai livelli, si parla di terza formazione all'università, è spesso una trasmissione di concetti ben cucinati che l'altro deve apprendere. Non c'è la messa alla prova, non in senso giuridico, ma la messa alla prova dell'esperienza, del provare quello che si fa. Invece quando tu metti lo studente in contatto con la realtà viva per la messa alla prova dei loro pensieri, da questo confronto continuo con reale trae la misura e il nutrimento per trasformare il sapere in qualche cosa che ti forma. E c'è un concetto, che è una pratica insomma, che è diffusa nel mondo nordamericano e che poi abbiamo scoperto recentemente che è un concetto che informa molte delle scuole che vengono citate spesso da Papa Francesco. È il concetto di service learning, cioè l'apprendimento di servizio. I nostri studenti apprendono e poi restituiscono e prendono la misura del loro sapere attraverso la valutazione all'esame. Ma c'è anche una valutazione del tuo sapere che ti viene data dalla realtà. È la messa alla prova della realtà. Allora, mettere gli studenti nella condizione di mettersi a servizio della realtà attraverso il loro apprendimento è una condizione che tira fuori dalla finzione in cui spesso li teniamo, che è una condizione estremamente povera di realtà. Perché tu devi fare un lavoro di tesi che serve solo per prendere un bel voto? E perché non facciamo un lavoro di tesi che sia ricerca, che risponde a un problema reale di tutti i giorni nella vita? E trovare la tua misura del sapere nel metterti al servizio della realtà, affinché la tua scrittura non sia un semplice compiacerti di te stesso e sia invece qualche cosa che dà qualcuno, che dà a qualcuno qualche cosa. Quando sono stata recentemente, l'estate scorsa, per un periodo di studio a Berkeley, in questa società così complessa che è la società americana, c'era un ricercatore, uno di quelli che ha discusso con me il lavoro, che tutte le mattine in bicicletta lo vedevo passare, andava in una zona vicino ad alta densità di criminalità a leggere insieme agli studenti i risultati delle sue ricerche. E lui diceva: il primo giorno mi ha ascoltato nessuno, il secondo anche, il terzo giorno è venuto uno, e poi adesso c'è un gruppo di studenti che lavora con me e abbiamo fatto un progetto per il recupero delle zone disastrate. E io ho detto: e questo che senso dà? Lui mi ha detto: mi ha tirato fuori dalla povertà dei miei libri scritti per me
alla utilità delle poche parole che riesco a produrre con i ragazzi, ma che sono utili a loro per tutti i giorni della vita. E questo vuol dire tirarsi fuori dalla barbarie di un sistema che ci porta solo ad affermare noi stessi, alla sensatezza di un agire, di un pensare al servizio dell'altro. E nelle altre parole, quelle che prima ho citato, il cammino educativo è anche una capacità di compagnia e di condivisione e sentire in sé il problema dell'altro nella sua concretezza. E questo è un impegno grandissimo. Potrebbe essere uno dei punti, no, di un decalogo che si può trarre da qua. Intanto la compagnia con l'altro. Noi non siamo nessuno se non condividiamo il nostro pensiero con l'altro. Però per stare in compagnia, la compagnia vuol dire la condivisione, uscire dalla certezza che noi possiamo bastare a noi stessi per ritrovare tutta la nostra fragilità e la nostra vulnerabilità che ci mette nella condizione di ascoltare l'altro, di stare insieme all'altro e per sentire profondamente il problema dell'altro. Siamo in gran parte disattenti e indifferenti. A questo mi ci faceva pensare prima Don Coron quando citava anche Eraldo, questa tendenza dei ragazzi a chiudersi, no, nei sistemi, nei social, e lo sguardo ripiegato su se stesso, su una cosa che viene già filtrata da altri e che non ci mette nelle condizioni di ascoltare l'altro. Ci sono dei passaggi bellissimi di Emmanuel Levinas nel suo libro Totalità Infinito o nel libro di Dio che viene all'idea, dove lui dice: bisogna sapersi lasciare interrogare dal volto dell'altro. L'altro ci chiama ad una cosa, ci chiama, c'è un appello, bisogna saper rispondere. È quello che manca di più, perché più noi siamo ripiegati a leggere qualche cosa, a stare in qualche cosa di filtrato, e meno siamo allertati a farci urtare dalla realtà. Questa è un'espressione di Gadamer, che quando parla di traduzione di ermeneutica, lasciarsi urtare dal dato, dalla realtà, bisogna lasciarsi urtare dall'altro, che ci smuova. Quando io studio di cura, in genere i libri che abbiamo come riferimento vengono da Heidegger, perché Heidegger in Essere e Tempo parla della cura, no? Che è un paradigma per chi lavora. Io poi pian piano nel tempo mi sono spostata e faccio riferimento esclusivamente alla parabola del buon samaritano, perché lì c'è l'interpretazione più alta, no? L'aiuto a leggere anche le parole di Don Giussani. Quando in questa parabola si dice che arrivò uno, vide e andò oltre, arrivò il secondo, vide e andò oltre, la cosa c'è lì. Tutti e due hanno visto questa persona che sta male, probabilmente aveva anche lo sguardo richiedente di chi sta male. Poi ne arriva un terzo, il Vangelo dice: idon kai esplagizomai, vide ed ebbe compassione, ha avuto la capacità di vedere quello che l'altro chiedeva e si è fatto interpellare dallo sguardo dell'altro, è stato educato, probabilmente ipotizziamo questa persona, a stare con lo sguardo rivolto all'esterno, all'ambiente, alla realtà che ci chiama continuamente e a rispondere prontamente. Rispondere, l'azione del rispondere, la responsabilità, essere pronto immediatamente per l'altro. Invece c'è una società in tutti, anch'io per prima, della lentezza a rispondere al bisogno dell'altro. E mentre noi siamo così lenti, l'altro sta male, soffre e rimane nella sofferenza. In una discussione, scusate, mi viene alla mente in questo momento, una discussione che ebbi con dei miei compagni durante il percorso di dottorato all'Università di Padova, si discuteva e io avevo portato come esempio, non ricordo per che cosa, la pratica di Madre Teresa di Calcutta. E un mio compagno di studi mi disse: se tutti facessero così, se tutti prontamente rispondessero alle cose piccole, non ci sarebbe lo spazio per creare le grandi politiche dall'alto. Io mi ricordo che mi arrabbiai e dissi: ma quando uno sta male, lì, è a quella persona lì che noi dobbiamo rispondere. Noi ci nascondiamo spesso dietro l'esigenza di costruire grandi discorsi, ma mentre costruiamo grandi discorsi, gli altri che hanno bisogno di noi stanno a soffrire o perdono il tempo per dare senso alla loro esistenza.
E quindi quando Don Giussani ci chiama alla comunità, ci chiama a questo rapporto continuo tra la ragione e la fede, ci chiama ad essere più vicini all'ambiente, più vicini alla realtà, più vicini di condivisione. E c'è un'altra espressione, non porto via ulteriore tempo, che mi richiama in queste parole, che è la ragione conviviale di cui parla Maria Zambrano. Lei dice quello di cui c'è bisogno è di una ragione conviviale, non fredda, capace di stare in relazione continua con l'altro. E che cosa mette in comunione questi pensatori? Perché la cito? I ricercatori devono sempre stare attenti, essere rigorosi, no? Allora, quando leggo John Giussani mi viene in mente Maria Zambrano, che è una studiosa spagnola, una filosofa spagnola. Tutti e due però citano qualcuno, hanno dei riferimenti, e Don Giussani cita Seneca, e Maria Zambrano dedica un libro bellissimo a Seneca. Vi leggo queste frasi, questo passaggio dalla lettera a Lucilio che si trovano a pagina 33 del Rischio Educativo. C'è Seneca che scrive: «Ti ho riferito queste cose», parlando a Lucilio, «per dimostrarti quanto impetuosi sarebbero gli slanci dei novizi verso le cose più alte», gli slanci, verso le cose alte, «se qualcuno li esortasse, se qualcuno li infiammasse. Invece si erra, un po' per colpa dei discepoli, i quali portano ai maestri il proposito di coltivare l'intelletto o la scienza e non l'animo. E così quella che fu filosofia è divenuta filologia e quella che fu saggezza diventa qualcosa che ora chiamiamo scienza». Questa lettura che ci suggerisce Giussani, riprendendo Seneca, è un avvertimento grande a chi usa la parola nelle aule per fare educazione. Non si faccia filologia analitica dei testi, ma si faccia filosofia per riprendere il compito alto di ritornare alla ricerca della saggezza. E questo è il richiamo a cui noi siamo tenuti. Grazie. Citava prima la professoressa Mortari l'esperienza, devo dire, affascinante di questo docente di Berkeley. Ci sono in questo momento, hanno scoperto, forse anche in modo un po' ideologico comunque, la questione delle baby gang, ci sono dei disagi, delle sofferenze che sono anche estremi. L'abbandono scolastico, coloro che non, i giovani che non studiano, non lavorano, la questione delle apatie, eccetera, eccetera. E chiedo a Eraldo Affinati in che senso un'autentica esperienza nell'educazione viene e va incontro a questa situazione. Dunque, io ripartirei da alcune citazioni che sono state fatte qui, che mi hanno colpito e che credo possano essere materiale per ulteriori riflessioni. Una, quando Luigina parlava di Hannah Arendt, faceva riferimento alle domande senza risposta. No, mi è venuto in mente, tanto oggi è il 27 gennaio, il giorno della memoria dedicato appunto all'eccidio più grave del Novecento, e devo dire, questa citazione di Hannah Arendt mi ha fatto pensare a quando, ormai tanti anni fa, andando ad Auschwitz, di fronte al campo 10, il campo della morte di Auschwitz, io chiesi a me stesso quale potesse essere la risposta, diciamo, di fronte al massacro industriale a cui appunto ero di fronte, e dentro di me pensai, dico, ma qua non c'è la risposta. Ma c'è la domanda che io mi sto facendo di fronte a questo massacro, no? E oggi, 27 gennaio, tutti noi in fondo siamo invitati a farcela questa domanda. Come è stato possibile, no? Quindi a volte la vera risposta, adesso prendendo in senso più ampio, sta nella intensità della domanda. Cioè, se tu non hai, diciamo, la domanda dentro di te, non potrai mai avere la risposta. Tu ti devi prima fare la domanda.
Questo è una grande intuizione di Hannah Arendt, effettivamente, ed è questo in fondo il grande tema di cui stiamo discutendo questa mattina, no? Questa mattina in fondo noi stiamo discutendo di dire, cioè, l'educazione che cos'è? È dare le risposte o favorire la domanda nel ragazzo? Questo è il tema vero. Allora, se tu vuoi favorire la domanda del ragazzo, la domanda di senso, prima ancora che dare la clausola della risposta, devi fare in modo che lui se la ponga questa domanda. Questo è il primo punto. La seconda citazione, Carronna mi ha colpito, che ha citato Ernesto Sabato, uno dei miei autori peraltro preferiti, quindi mi fa piacere, ci ritroviamo stamattina. Credo fosse questa citazione tratta da Sopra eroi e tombe, che è il capolavoro di questo grande scrittore, e si parlava proprio della nostalgia dell'assoluto, no? Ecco, la nostalgia dell'assoluto. I giovani difficili, è proprio queste due cose che non hanno. I giovani difficili, quelli delle baby gang, diciamo, quelli delle droghe, quelli che scappano da scuola, quelli che aumentano la dispersione scolastica, a loro mancano proprio queste due cose. Una è la capacità di farsi le domande e l'altra è la nostalgia dell'assoluto, di qualcosa, diciamo, che potesse schiodarli dal presente cui sono invece inchiodati. Sono ragazzi che vivono nel presente, schiacciati nel presente, no? Allora noi dovremmo riuscire a fare queste due azioni, no? Come possiamo fare? Secondo me ci sono due punti importanti da dare, come esempio, no? Cioè, come possiamo noi aiutare questi ragazzi? Intanto questi ragazzi in fondo sono i lebbrosi spirituali di oggi, io li definisco così. Quindi quando San Francesco scendeva da cavallo a baciare il lebbroso, in fondo noi oggi dobbiamo scendere da cavallo ed affrontare questi ragazzi, questi lebbrosi spirituali che hanno dentro un'atrofia che gli è stata consegnata dal mondo in cui sono cresciuti. Un conto è crescere a Scampia e un conto è crescere ai Parioli a Roma, voglio dire. Poi, voglio dire, l'elemento indubbiamente anche genetico c'è, però la condizione ambientale è importante. Allora tu, come educatore, devi scendere da cavallo. E che vuol dire però? Andare sul posto non significa soltanto andare a vedere dove vivono questi ragazzi il pomeriggio e quindi spostarsi da casa ed andare a casa loro. Forse andare sul posto vuol dire anche restare sul posto. Cosa voglio intendere? Io penso all'inizio dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, no? Quando Alyosha andò da padre Zosima perché voleva entrare in convento. Questo giovane russo infervorato, no? Voleva entrare in convento. E allora padre Zosima disse, uno dei più grandi personaggi di Dostoevskij, disse: no, tu non devi entrare, tu devi restare sul posto, tu devi stare lì a casa tua dove c'è il male in azione. Dopo casomai verrai in convento, però prima devi stare sul posto e dovrai fare tante cose, gli dice padre Zosima a Alyosha. Dovrai sperimentare il male, dovrai prima sperimentare il male, dopo verrai in convento, no? Ecco, questa è una cosa che da ragazzo, quando io la lessi, mi colpì tanto, no? Mi colpì tanto, mi fece capire che l'azione educativa significa non evitare il male, ma affrontarlo. Allora, quando tu parli con questi ragazzi, devi appunto conoscerli fino in fondo. Devi in fondo volergli bene, detto molto semplicemente, come Giovanni in fondo ci invita a fare quando dice li amò sino alla fine, no? E diciamo, cosa vuol dire questo? Vuol dire in fondo, quando tu fai il tuo lavoro, devi sentirti parte, diciamo, di questo lavoro che stai facendo. Due esempi. Uno me l'ha raccontato Adele Corradi, è stata la professoressa che ha affiancato Don Lorenzo Milani verso la fine della sua vita, dal 65 al 67, una dei grandi incontri della mia vita, quella che io ho fatto con Adele, ormai novantenne. Mi ricordo che mi disse, peraltro autrice di un libro importante su Don Milani, non so se Don Lorenzo, pubblicato da Feltrinelli, un libro che vi consiglio di leggere, e lei mi disse, dice, una volta venne a Barbiana una maestra che faceva tutto bene, era molto brava
e faceva chimica, faceva matematica, insomma io ero un po', cioè, sembrava che a questa maestra gli uscisse tutto bene. E allora andai dal priore e dissi, ma priore, ma come mai, come te la spieghiamo questa maestra così brava? E il priore disse, ma lo sai perché lei fa tutto bene, sembra non avere ostacoli e fa tutti i compiti perfetti? Perché non vuole bene a nessuno, disse il priore, e quindi sembra che a lei vada sempre tutto bene. È una risposta sferzante, come era nel temperamento di Don Lorenzo Milani. Cosa voleva dire ad Adele? Voleva dire che a volte si può anche sbagliare, si deve sbagliare, piuttosto che fare bene il compitino, ti devi mettere in gioco, ti devi sporcare le mani, ti devi bruciare, devi in qualche misura metterti alla prova come educatore. Se non fai questo, se non sbagli, se fai tutto bene a posto, non stai facendo il lavoro che ti viene richiesto. Un altro esempio invece nella mia esperienza personale, l'ho riportato appunto nell'elogio del ripetente, quando una volta alla Città dei Ragazzi, i miei studenti spesso erano anche tossicodipendenti purtroppo, e allora chiamammo un operatore specializzato in classe a fare una sorta di lezione su cosa vuol dire il rischio, no, della droga, per cui questo operatore specializzato venne nell'aula e scrisse alla lavagna una serie di, secondo il sistema del brainstorming, no, come viene chiamato, una serie di concetti alla lavagna, per cui metadone, cocaina, dipendenza, fece tutta una bella lezione, per così dire, ma si capiva che quella lezione era una lezione falsa, era una lezione, come dire, sì, tutta giusta, tutta informativa, ma lui stava recitando un ruolo, stava fingendo in qualche misura, era dentro la finzione pedagogica, far finta di insegnare e far finta di ascoltare. Alla fine della sua lezione lui fece la classica domanda, no, che si fa ai ragazzi. Dice, allora ragazzi, c'è qualcuno che vuol fare una domanda dopo questa mia lezione? E tutti zitti, no, tutti non parlavano. E alzò la mano timidamente, Cucureddu, chiamiamolo così come l'ho chiamato io, era un disabile, un ragazzo che aveva il sostegno, un cerebro leso. Quindi tutti, nel momento in cui lui alzò la mano, si chiesero, ma adesso cosa dirà questo ragazzo, insomma, che è l'unico che vuole dire qualcosa. E nella potenza, io dico, spirituale di questo ragazzo, io me lo ricorderò sempre, lui disse, cioè, ma tu, rivolto all'operatore che aveva fatto la sua lezione, tutta bella, tutta teorica, cioè, ma tu mi vuoi bene? Disse questa frase Cucureddu a questo operatore. Cioè, a me vennero i brividi, no? Vennero i brividi perché, insomma, capì che questo ragazzo aveva toccato il punto cruciale, no? Tu ti interessi a me? Sei veramente, voglio dire, stai con me oppure sei venuto qui a fare una performance, per così dire, no? Ecco, allora io penso che oggi abbiamo bisogno di questo coinvolgimento da parte degli educatori, e questa è la ragione perché io credo che oggi la scuola è veramente il luogo della resistenza etica, dell'ultima vera resistenza etica di questo paese che è l'Italia. E io che vado in giro spesso nelle scuole italiane vedo che io sono fiducioso. Sembra incredibile, cioè, com'è possibile tutta questa... Io sono fiducioso perché vedo tante persone che sono in questa linea, hanno questa consapevolezza, hanno questa energia, hanno questa convinzione, hanno questa volontà propositiva di dire, io qui sono un argine, sto tappando i buchi, sto facendo il supplente della funzione genitoriale, ad esempio, che spesso è fragile, spesso è mancante, sto tappando questi buchi. Però noi abbiamo bisogno di un linguaggio nuovo. Per parlare con questi ragazzi abbiamo bisogno di un linguaggio che deve essere rinnovato. Secondo me Papa Francesco ha colto il punto vero, perché ha capito che noi non possiamo continuare, qui anche in senso ecclesiale, a riproporre la vecchia disciplina dell'arcano, come per usare una frase dei teologi. Noi dobbiamo parlare con questi ragazzi, non scendendo, non banalizzando, ma appunto incarnando l'esperienza che loro non hanno. E questo è il lavoro difficile, un lavoro che chiama in causa tutti noi.
Ed è questo, secondo me, il vero lavoro umano da fare. Non possiamo limitarci a credere che la classe politica, scrivendo i precetti, possa tappare un buco così forte. Il precetto verrà scritto, la legge verrà fatta, ma siamo noi come uomini e donne che dobbiamo entrare in azione in questo momento così critico. Ed ecco perché il momento educativo è il momento che andrebbe messo al primo posto, nel quaderno delle buone intenzioni. In questo intreccio di autori preferiti, so che Don Carron vorrebbe parlare di Maria Zambrano a sua volta, ma gli facciamo un'altra domanda, che è questa. È qui presente oggi, no? Sono qui presenti oggi una serie, tanti insegnanti, tanti educatori, dirigenti scolastici, gestori di scuole, eccetera. E la domanda che le voglio rivolgere è questa: si può fare scuola, fare l'ora di lezione, fare una scuola anche, avendo come riferimento metodologico ideale il rischio educativo? Io le farei un'altra domanda: com'è possibile fare scuola senza il rischio educativo? Non perché per una tifoseria, no? Giussaniesca, ma perché Don Giussani, secondo me, ha identificato veramente aspetti dell'esperienza umana e ci ha dato gli strumenti per affrontare la situazione di cui si parlava adesso, no? Cioè l'apatia, dicevi prima, tanti che non studiano né lavorano, i nuovi leprosi, diceva Finati, che ci troviamo davanti. E la prima cosa, secondo me, che occorre rendersi conto che il problema, come adesso diceva, non è un problema delle leggi, che potranno anche migliorarsi. Siamo sempre tentati di quello che diceva Eliot, no? Sognare sistemi così perfetti che ci risparmiano di essere buoni, cioè di rispondere a quello che abbiamo davanti, così sempre abbiamo una giustificazione per lamentarci di che non è la legge giusta soltanto o la più adeguata. Don Giussani ha messo, come altri, l'accento su quello che tante volte è la cosa più meno messa a fuoco, che è il problema dell'adulto. Il problema dell'educazione è il problema dell'adulto. I ragazzi, poveretti, cosa possono fare? Sono nati in questa situazione, non hanno scelto loro in che famiglia sono nati, a volte con tutte le ferite che sappiamo, non hanno deciso loro in che momento storico liquido nascere, si trovano in questa situazione che tutti vediamo. Quindi la vera speranza per loro è si trovano qualcuno che sia in grado di offrirli, di guardarli e di offrirle una ipotesi di risposta incarnata a questa sua difficoltà. E questa è la provocazione più grande che un educatore può fare ai suoi studenti. E io sono veramente entusiasta di questa situazione, non perché sono contento che ci siano tante difficoltà, ma perché è entusiasmante poter verificare se abbiamo qualcosa che può servire anche in questo frangente storico in cui ci troviamo a vivere. E per questo la prima sfida è per noi, insegnanti, educatori.
che ci troviamo a affrontare questa situazione. Per questo Don Giussani diceva che l'inizio di tutto è una presenza che si impone. L'inizio è una provocazione, ma non al cervello, alla nostra vita. Cioè, ciò che non è una provocazione alla vita ci fa perdere tempo, energia e ci impedisce la vera gioia. Questo è l'inizio e sarà sempre l'inizio, qualsiasi sia la situazione storica che ci troviamo a affrontare. Come diceva Pasolini, se qualcuno ti avesse educato non potrebbe averlo fatto che col suo essere, non con il suo parlare, con la sua vita. E quindi dico che è entusiasmante prima di tutto per noi, perché non ci lascia spazio solo al lamento, ma ci chiede, come dicevamo prima, di fare un percorso per primi noi, che rende interessante per noi come adulti farlo. Io sono entusiasta per questo, per il cammino che faccio io, perché tutte queste sfide mi hanno fatto crescere a me. E quindi solo si vedono degli adulti che sono entusiasti del cammino che fanno, potranno anche accompagnare e contagiare gli altri, qualsiasi sia la situazione. Don Giussani ha messo l'accento su questo, su questa novità che un educatore può introdurre in qualsiasi situazione, in qualsiasi scuola, in qualsiasi ambiente educativo. Perché proprio questo è quello che tante volte si dà per scontato. Invece lui dice no. Cioè, tante volte occorre fare questo, occorre fare questo, occorre fare questo, occorre fare questo. Tutti sanno fare l'elenco di quello che occorre fare. E io mi domando, e chi dovrebbe farlo? Dov'è il soggetto che dovrebbe rispondere a tutto questo? Se dà per scontato. Il cristiano che deve fare la missione, l'educatore che deve educare, il professore. Dov'è? Invece, tutta la chiave è qua. Perché un educatore o un uomo che ha fatto questo educa in qualsiasi situazione, poi si migliorerà tutto il resto, ma questo è fondamentale. Mi stupisce che a volte in rapporto con i giovani insegnanti è quello che sentono di mancare. Tante volte non è quello che mi chiedono sulle competenze, che a volte hanno più di me, ma che sentono come la loro inconsistenza davanti a tutte queste sfide per usare la parola da finati, di nuovo gli ebrosi. Perché ci mettono talmente a prova che la questione è chi sta di fronte a loro senza ritirarsi, senza cedere a fuggire a un posto più al sole. Perché questa è la tentazione di trovare un posto più adeguato. Invece, chi fa la strada con loro, allora è lui che vuole mettere sempre di più a rischio la propria persona per verificare anche se quello che sta dicendo il ragazzo serve anche per sé. E io mi sono trovato in momenti del mio insegnamento che questo è stata la grande sfida, perché solo avendo la possibilità di entrare in rapporto con loro attraverso le ore di lezione, tutto doveva passare attraverso la lezione. Perché la tentazione, quando diciamo queste cose, questo è il secondo mio punto di questa risposta, è: ma se la situazione è così, perché invece di fare una scuola non facciamo l'oratorio? O non facciamo un club, o non facciamo altri tipi di attività, una scuola. No, invece
come diceva una professoressa, un insegnante che ritornava alla scuola dopo anni di aver lasciato, quanto sia importante abbracciare la realtà in tutti i suoi aspetti, compresa la didattica. Noi nella scuola siamo davanti agli studenti insegnando le materie e quindi l'insieme di materiali che costituiscono il complesso dell'apprendimento. E mi sono reso conto, diceva, che se la nostra preoccupazione educativa non giunge fino a quel punto è come se ci arrendessimo in partenza di fronte a una sfida culturale che ci compete, che è solo nostra e non è delegabile ad altri. Questa è la sfida di chi insegna oggi, ridestare l'io dei ragazzi, non con qualche attività parallela, ma attraverso il proprio modo di vivere, a cominciare dall'istante in cui si mette in piedi in classe, essendo lì una presenza che usa tutti gli strumenti della propria professione. E insegnare allora non è solo propaganda o inculcare idee nella testa dell'alunno, ma aiutarlo, dice Giussani, a ritrovare la sua verità, il suo vero nome, nel senso biblico del termine, a ritrovare se stesso. Per questo insegnare è un gesto di amicizia, non avere la pretesa di fare nostro l'altro, di convincere delle nostre idee, quanto piuttosto di desiderare ridestarlo, perché così possa fare il percorso crescendo con una capacità autonoma di rapporto con una realtà che sarà sempre più complessa e articolata. E qui è dove noi facciamo anche il nostro test. Se noi soccombiamo al dualismo di guardarle con una certa simpatia da una parte e poi la forma in cui noi spieghiamo le nostre materie diventano, secondo una modalità di approccio, che li lascia senza spalancarli a tutta la realtà, a tutto l'essere. E è come noi insegniamo letteratura, o come insegniamo storia, o come insegniamo matematica, o come insegniamo l'universo, che noi mostriamo se il nostro sguardo è un sguardo che spalanca attraverso le materie all'essere, al mistero, oppure noi usiamo la nostra ragione in senso razionalistico senza spalancare. Quando ho fatto un viaggio di recente negli Stati Uniti, ho avuto l'occasione di incontrare un grande medico italiano a Houston. E mi ha fatto questa domanda. Io alla mattina faccio la ricerca e uso la mia ragione scientifica. E al pomeriggio devo trovare le persone che arrivano qua con il tumore come l'ultima spiaggia. E allora mi domando, ma di che cosa direbbe a questo? E che cosa significa queste domande che le vengono a lei davanti ai suoi pazienti per l'uso scientifico della ragione? Perché se tutta questa urgenza del vivere non spalanca la ragione, non avrà niente a dire a quei pazienti che non hanno altre speranze che lei li possa introdurre al mistero. Ma questo può averlo l'insegnante che insegna storia o che insegna matematica, come il dottore che si trova a fare il mestiere di scienziato alla mattina e alla sera trovarsi, o al pomeriggio trovarsi i suoi pazienti. Se tutte queste vicende del vivere
non spalancano a vincere questo dualismo, noi non educhiamo. Anzi, come rafforziamo questa spaccatura nel centro dell'io, che fa sì che io usi un certo concetto di ragione in un modo e poi il resto è sentimentale. Ma l'io unito non viene fuori mai. A questo vuol dire che la scuola non è in grado di generare un io, come stiamo dicendo. E così, in fondo, non stiamo rispondendo alle vere domande. Sempre ho raccontato quell'episodio che mi è capitato a scuola, portando i miei studenti al Planetario di Madrid, e mi hanno riempito poi la lavagna di domande su chi aveva fatto questo. Non interessava più quante galassie c'erano o quante stelle. Chi ha fatto questo? Siamo noi padroni di questo. Cioè domande a cui solo una ragione aperta al mistero potrebbe rispondere, altrimenti noi a queste domande, a quello che urge di più il ragazzo, non rispondiamo. E questo è veramente una lealtà con l'urgenza della ragione, con questa potenza che fa sì che noi non possiamo chiuderci nella misura a cui tante volte ci riduciamo. E la scuola potrà diventare per noi stessi e per i ragazzi un vero luogo da imparare questo. E un ultimo punto mi sembra che è fondamentale oggi, come ci ha ricordato il Papa Francesco in gennaio. Vediamo, diceva prima Fanati, che non c'è possibilità di fare nulla da soli. Oggi, proprio perché le cose più elementari già non sono condivise, è difficile a volte trovare una sintonia nel modo di svolgere tutti insieme il nostro scopo educativo. E per questo il Papa Francesco ha richiamato di recente all'alleanza educativa fra la scuola e la famiglia, perché è convinto che il patto educativo è rotto. È rotto il patto educativo tra scuola, famiglia e Stato, e dobbiamo riprenderlo. Tutti sappiamo che questa alleanza è da tempo in crisi e in certi casi del tutto rotta. Una volta c'era molto rinforzo reciproco tra gli stimoli dati dagli insegnanti e quelli dei genitori. Oggi la situazione è cambiata, ma non possiamo essere nostalgici del passato. Ecco, ritornate all'estrema della sfida. Bisogna prendere atto dei mutamenti che hanno riguardato sia la famiglia sia la scuola e rinnovare l'impegno per una costruttiva collaborazione, ossia costruire l'alleanza e il patto educativo con una nuova complicità, rinunciando a pensarci come fronti contrapposti, mettendosi nei panni gli uni degli altri. Mi sembra che oggi è particolarmente urgente questa comunità di professori e studenti, famiglie e presidi, diciamo, per collaborare a rispondere a una attesa così grande, anche se tante volte nascosta, del disagio dei nostri ragazzi. Grazie.
Avremo una quarta domanda che vi chiedo di esaudire una risposta sollecita, magari in qualche minuto, però mi sembra troppo importante anche per il tipo di lavoro e di fatica che tutti abbiamo fatto arrivando qua. Alla professoressa Mortari, la questione sul tema della cura, in particolar modo, ma lo svolgerà lei, quindi in relazione anche al passaggio che Don Giussani fa nel rapporto tra la novità, che è sempre un incontro con l'altro. Le faccio tutte e tre, così almeno siamo più rapidi. A Eraldo Affinati, la questione dell'autorità. Affinati ha scritto quest'ultimo libro su Don Milani, di Don Milani celeberrima, fin troppo. La frase "l'obbedienza non è più una virtù" era considerato contro l'autorità, eccetera. Allora la domanda è: quando un'autorità è un'autorità autentica? Quando un'autorità è un'autorità autentica? E a Don Carron, qualche giorno fa, martedì 16 gennaio, lei è stato definito da una giornalista, José Fina Herrera, le ha detto: scusi padre, ma lei è un provocatore della realtà. Giusto, corrisponde. Educare in Don Giussani è sollecitare, in una sola parola, provocare. Come avviene questo? Qual è il valore di questo? Grazie. Allora, pochi minuti. La parola cura e la parola educazione sono la stessa cosa. Educare vuol dire aver cura che l'altro diventi tutte le possibilità del suo essere. Quando si va sul vocabolario a cercare il significato di educare, educare significa allevare, coltivare e avere cura. Lo dice già il nostro vocabolario. Quando si va a cercare il senso dell'educazione nella cultura di Cicerone, quando parla di cultura animi, l'educazione è cultura dell'animo, coltivare l'animo. Quindi, in questo coltivare c'è la cura dell'animo dell'altro, diventare tutto il suo essere possibile. È difficile dire tutto quello che è la cura, perché la cura, come dice Heidegger, è il fenomeno fondamentale dell'esserci. Però se si vanno a studiare le persone che esercitano azioni di cura, si trova che la cura è nella sua essenza l'etica. È etica, è cercare il senso dell'essere. Noi viviamo in una cultura che, attraverso i sistemi di comunicazione di massa, mette il punto sempre sulle cose che non vanno. E questo significa diffondere una cultura del pessimismo. E anche Don Giussani critica, no, la tendenza al pessimismo. Il pessimismo distrugge, rompe. Se invece facessimo il contrario, come voleva il maestro Mario Lodi, di fare una comunicazione che va a raccogliere le cose, le azioni che fanno cura, le azioni che costruiscono il mondo, avremmo degli esempi per i giovani. E ce ne sono tantissimi. E andare alla ricerca, e mi piacerebbe, se avessi tempo, di fare il pescatore di perle, quello che va alla ricerca delle cose buone. L'altro giorno ero a far formazione in un ospedale del Veneto verso Treviso e un'infermiera mi è venuta vicina e mi ha detto: prof, ci aiuterebbe, perché noi stiamo cercando di costruire una rete di famiglie aperte, come lei ci ha insegnato tanti anni fa, che sono quelle famiglie che si rendono disponibili ad accogliere l'altro quando l'altro ha bisogno. Questa è cura. Queste sono cose che fanno tutti i giorni, che non si vedono, ed è la vera politica dell'essere che si fa tutti i giorni. In un passaggio, perché è giusto citare dal suo libro, Don Giussani dice: vivere una comunione di destino e di umanità nella consapevolezza chiara del traguardo ultimo che rende il cammino educativo un cammino di carità. Allora, il cammino educativo è un cammino di carità. La carità, dicono spesso i nostri bambini quando si fa lavoro con loro, perché io faccio esperienza di educazione alle virtù con i bambini, parlano di generosità.
E queste parole che vengono dimenticate, rispetto, giustizia, generosità, che sono le virtù, abbiamo trovato che con più facilità e con più entusiasmo ne discutono i bambini in alcune scuole che abbiamo trovato, che sono le scuole ultime, in questo caso le scuole che sono situate proprio vicino al carcere di Rebibbia, dove i bambini hanno molti dei loro genitori in carcere, gli ultimi. Quando parli di queste parole ai bambini si aprono gli occhi, e siccome parlare di etica con i bambini significa parlare di cura, una bambina si è avvicinata, una delle nostre ricercatrici, mentre discutevano di queste cose, ha detto: ma tu mi vuoi bene? Perché si parlava di bene, ma tu mi vuoi bene? Tu che lei non sapeva cosa dire, ha detto: certo che io ti voglio bene. Perché gli altri non mi vogliono tanto bene, perché il mio papà è in carcere. E allora, quando uno non vuol bene a uno, cerco di ritornare con le parole a memoria, non vuol bene neanche a chi gli è vicino. L'aver cura è qualcosa di diverso, è quella carità che è l'agapè in greco, che è la capacità di stare in relazione con l'altro per cercare di condividere il massimo, essere generosi al punto che l'altro possa nutrirsi del mio essere per diventare qualcosa d'altro. È il contrario, l'esatto contrario dell'egoismo. Se possibile invito i giovani a rileggere quei passaggi del libro di Giussani dove lui ragiona sull'egoismo, sui rischi che ha l'egoismo. La cura è proprio questo, è mettere al centro la capacità di donazione di quello che è, che ci appartiene, per far diventare l'altro qualcosa di meglio anche di quello che noi siamo. Leggo un passaggio brevissimo, forse non so se può essere utile, ma di quello che sanno fare i bambini quando sono dentro un sistema educativo vero, autentico, di come si diceva prima, anziché qualcosa di parole. Siamo in una scuola elementare, in questo caso è il racconto di una maestra. Lei scrive: dal mattino un'inquietudine spinosa ha catturato la mente, al punto che mi sembra di non poter sentire altro. In classe poi si è aggiunta la fatica di tenere costante l'attenzione dei bambini. Finalmente la ricreazione. Cerco un posto all'ombra degli alberi per cercare di fare un po' di quiete dentro. Vedo Federico correre verso di me con le mani unite, che tengono qualcosa. Quando si ferma, respira forte e dice: «Maestra, ho trovato la foglia più bella. Se la tocchi, senti la clorofilla. Sai quella cosa che ci hai insegnato tu in scienze? Quella che dà vita alle piante. Prendi questa foglia, te la regalo, tienila tra le mani. Così dopo non sei più stanca e ti senti bene». Apro le mani e Federico mi consegna il suo dono mentre sorride contento. Poi correndo torna a giocare coi compagni. Che strano, sono contenta. Non sento più l'inquietudine pungere la mente. Forse la mia è solo un'illusione, ma il cuore sembra quieto e un filo di gioia leggera mi rimette in contatto con la vita. Quello che ha fatto questo bambino è un atto di cura semplicissimo. Ha visto la sua maestra triste e nel poco che gli era disponibile nel cortile gli ha portato una foglia per dargli la clorofilla. Educare e fare questo lavoro essenziale. Stare in ascolto della vita, stare in ascolto dell'altro per cercare di coltivare il meglio che c'è in noi e fare in modo, e uso un'espressione che rubo a Emily Dickinson, di cercare dei fili di piacere, che è il piacere spirituale che dà senso alla vita. È per quello che in questo momento noi abbiamo un laboratorio a Verona che è intitolato Spiritualità e Politica. Riportare la politica di tutti i giorni al recupero della spiritualità, che è il senso vero dell'educazione. Dunque, il rapporto tra Don Giussani e Don Milani è stato spesso frainteso, secondo me, spesso equivocato. Secondo me la ragione è soprattutto una strumentalizzazione di tipo politico. Sono entrambi quasi coetanei, peraltro, perché Giussani del 22 e Don Milani del 23, però contrapposti nella storiografia ufficiale, l'uno come l'araldo della tradizione, l'altro come invece il fautore della rivoluzione. Secondo me invece le cose non stanno così.
E proprio sul tema dell'autorità, è proprio questo il tema. Una volta a Don Milani, che è passato agli atti come il rivoluzionario, invece capitò di dover sostenere la tesi opposta, perché portò i suoi ragazzi da Barbiana a Vicchio a vedere Roma città aperta, del capolavoro di Rossellini, e di fronte al baccano che fecero i bambini, i ragazzi delle scuole, invece di fronte alla compostezza dei ragazzi di Barbiana, Don Lorenzo si arrabbiò e cominciò a urlare, a redarguire quei ragazzi. Poi, tornato su a Barbiana, scrisse una lettera rivolta ai professori e disse: io mi sono ieri ho perso un po' le staffe, ma in realtà la colpa siete voi che non avevate preparato i vostri studenti alla visione del film, perché la scuola, e lì volevo arrivare, per parola di Don Milani, la scuola deve essere monarchica assolutista e democratica solo nel fine, chiuse virgolette. Questa frase fa capire, diciamo, che Don Lorenzo non era affatto così permissivo come abbiamo voluto rappresentarlo. Lui credeva semmai che, appunto, diciamo, l'educatore dovesse rappresentare nei confronti dei ragazzi anche una pietra di paragone, anche un ostacolo, anche un nemico, dico io, per creare in loro una crescita profonda. Era amorevole, era affettuoso, era tutto quanto sia è giusto, diciamo, che un educatore sia, però era anche uno che era molto esigente, era molto rigoroso. In questo senso, diciamo, questa contrapposizione è sbagliata, e oggi, a fuochi spenti, con una distanza storica necessaria, noi ritroviamo entrambi, sia Don Giussani sia Don Lorenzo Milani, in fondo accomunati, diciamo, nello spirito che stamattina abbiamo qui evocato, cioè curare la relazione umana, puntare sulla qualità di questa relazione umana. Prima Carron citava una frase che mi ha colpito di Don Giussani: ritrovare il nome, no? Cioè, tu come educatore devi portare il tuo studente a ritrovare il suo vero nome in senso biblico, diceva Carron. Ecco, questo è veramente quello che ti fa capire che, al di là dell'autorità, è questo che tu devi fare. L'educatore è l'uomo del faccia a faccia. Questa è una citazione da Desertaux, Michel Desertaux, grande gesuita francese, diciamo, e grande pedagogo. Ecco, l'uomo del faccia a faccia, colui che appunto realizza proprio questa relazione umana. Detto questo, e quindi dissipati gli equivoci, io però voglio chiudere anche questo mio intervento dicendo: attenzione, attenzione, perché la scuola di oggi sta tradendo le aspettative di cui abbiamo parlato stamattina, sia quelle di Don Giussani, a mio avviso, sia quelle di Don Milani, soprattutto pensando al tipo di burocrazia, al tipo di, voglio dire, bilanci delle competenze che vengono portate. Cosa avrebbe detto Don Giussani dei testi invalsi? Io questo mi chiedo. Cosa avrebbe detto? Io quello che secondo me avrebbe detto Don Lorenzo: peste e corna di sicuro, perché, voglio dire, una scuola, e prima ne parlavamo prima di entrare con Luigina, voglio dire, una scuola che punta su una valutazione tecnica, diciamo, oggettiva delle competenze, sta proprio su tutta un'altra strada. E noi italiani, noi che abbiamo inventato l'umanesimo, che noi che abbiamo inventato lo spirito critico, noi che abbiamo inventato il Rinascimento, dobbiamo prendere ordini dai burocrati di Maastricht che ci dicono che dobbiamo fare la valutazione in base a dei parametri fissi, in base a delle risposte in stile quiz della patente. Quindi, diciamo, io cito sempre questa frase perché mi è rimasta quando la lessi una volta da insegnante che dovevo sottoporla ai miei studenti. Io, come, insomma, appassionato anche di letteratura, mi sono rifiutato, no? Cioè, dice: leggi Promessi Sposi e rispondi a questa domanda: ma Don Abbondio era, risposta A, pavido; risposta B, impavido; risposta C, spericolato; scegli. Come se la conoscenza di un testo, lo dico qui a Milano, proprio
potesse essere ridotta a questo miserabile saldo, dico io, no? Quindi diciamo che la lettura di un testo mette in gioco, voglio dire, movimenti emotivi, coscienze, voglio dire, che come fai tu a verificarla così? Detto questo, però, attenzione, non voglio sfuggire al tema che sta sotto, cioè il tema della qualità scolastica, no? Che è il vero tema. Dice, ma allora tu vuoi evadere questo tema? No, io lo voglio affrontare. La qualità scolastica, io lo so che va, come dire, certificata. La qualità scolastica, io lo so che va conosciuta e va portata alla luce. Non dobbiamo tenerla nascosta. Però noi dobbiamo inventarci degli strumenti di verifica un po' più sofisticati di quelli che invece sono nelle mani dei nostri colleghi, insomma. Altrimenti succede che poi, dopo tutti questi discorsi che abbiamo fatto stamattina qui, nei consigli di classe che si faranno fra poche settimane in tutta Italia, quando, diciamo, scenderà il tabellone luminoso con i voti, con le medie, i professori ancora continueranno a dire, ma a questo gli ho messo 5 sulla media, 5, 6, 4, quindi quanto fa? 5,5, lo porto a 6, oppure, cioè, continueranno ancora a fare la vecchia scuola, quella col bilancino, quella coi voti, che appunto invece tutti noi qui stamattina abbiamo deprecato. Quindi diciamo, ecco che c'è ancora un lavoro grosso da fare, lavoro anche politico di coinvolgimento dei responsabili, di coloro che devono dare gli indirizzi, che insomma è un lavoro difficile e che però è questo quello che in fondo ci viene consegnato da questi testimoni che abbiamo evocato. Grazie. Io penso che l'unica modalità di essere provocatore è lasciarsi provocare dalla realtà. Non ho niente altro da aggiungere, perché forse per le mie origini contadini, di chiamare pane pane e vino al vino, non sono dato a altri tipi di realtà virtuale. Penso che la realtà è sufficientemente provocatrice come per ridestare tutta la curiosità, per sfidarmi costantemente. E l'unica questione è come se io ho la lealtà sufficiente per lasciarmi provocare. E così tutto diventa parte di un cammino entusiasmante per diventare noi stessi. E quando i ragazzi vedono che noi non ci sottraiamo a queste sfide, allora diventa anche loro desiderosi di partecipare in questa avventura. Penso che è la maggiore testimonianza che possiamo fare loro. Avvisi, all'ingresso è stato distribuito il quartino con la presentazione delle associazioni che hanno organizzato il convegno, con i relativi recapiti e mail. All'uscita qui, almeno in Cattolica, penso anche in molte altre sedi, potete trovare il materiale dell'Università Cattolica con i programmi dei corsi del 2018. Gli avvisi, secondo me, alla luce anche di quello che è emerso oggi complessivamente con i prossimi appuntamenti, molto importante, con gli prossimi appuntamenti delle varie associazioni anche per proseguire il lavoro, il volantino dei pomeriggi maturandi 2018. La Fondazione Meeting ha realizzato una versione speciale per le scuole della mostra Nuove Generazioni. E l'avviso lo do e poi lo potete trovare ai banchi della segreteria, è disponibile un volantino, ricordo che il catalogo della mostra, che è possibile acquistare anche per vederla con precisione, ha la prefazione di Eraldo Affinati. All'uscita, per coloro che ne hanno necessità, è possibile ritirare l'attestato di partecipazione ai banchi della segreteria, prima del quale
lo so, che, sapete che i peggiori ascoltatori sono i docenti, non gli studenti. Se succede qui dentro con la nostra presenza, figuratevi nelle altre aule. Comunque, prima dei quali occorre firmare il modulo di presenza. Per la sede di Milano il punto di ritiro è lungo il corridoio del primo chiostro. Non sarà possibile ritirare l'attestato dopo questa mattina. C'è fuori un banco dei libri. Permettetemi un ultimo ringraziamento e una sintesi di una riga. È stato detto quest'oggi di uscire dalla finzione pedagogica e l'augurio che ci facciamo è di diventare alleati di questi bambini e giovani che con la loro nostalgia, mi sembra Don Carron abbia usato anche la parola ingarbugliamento, manzonianamente estendiamola con la parola guazzabuglio, sono i nostri principali alleati in questo percorso, insieme a uomini, cito, come Leopardi, e alle sue risposte che noi portiamo nello sguardo. Questo è l'augurio che ci facciamo da dopodomani, rientrando nelle scuole in poi. Grazie ancora davvero ai relatori e buon lavoro.